ci qua dovremmo essere in live un attimo che mi sono ovviamente dimenticato di controllare sul telefono comunque buonasera a tutti dovrei tanto mi fido dovrebbe funzionare tutto eh, e ben trovati a una live molto strana si può dire strana <ride> spero che mi sentiate bene che sia tutto settato bene mm, con i volumi ora mi riascolto anche un attimo sì 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 mi sento bene allora, questa sera, in questa live in pillole particolare, vi faccio vedere il titolo di quello con cui cominceremo, eh, sono accompagnato da una bella parte della LibriGang, quasi quasi tutta, in realtà mancano, mancano un paio di elementi barra tre, ma ne abbiamo altri tre, quindi quasi metà. Eh, abbiamo eh, ovviamente Morte Bianca. Ciao a tutti! Amico Diverte. Salve! Eh, è immancabile, visto che si tratta di comicità demenziale, anche... Eh, il Fantasto Mondico di Francesco Zanetti. <ride> Siamo caldissimi perché dovete sapere che questi cercheremo di leggerli tutti, eh, quelli che ho messo nel titolo, iniziamo da Star Rats, che è una parodia di... dell'episodio 4 di Star Wars, quindi del primo film mai fatto nel 77, poi passeremo al Signore dei Ratti, sono sicuro che riusciamo a farli entrambi, il Signore dei Ratti è la parodia del Signore degli Anelli ovviamente. E poi se c'è tempo ci facciamo magari qualche striscettina di eh, Venerdì 12 che io amo, eh, veramente una serie che ho adorato di Ortolani, ovviamente tutto del genio, le Ortolani qui abbiamo, eccolo qua. Io tra l'altro ho proprio questo albo che vedete qua, tra virgolette, scannerizzato, quindi io li ho tutti questi, io ho l'Omnibus di Venerdì 12 che ho tutto completo, questo qui di, 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 di Star Razz, credo di avere proprio questa edizione qui, la nuova edizione, e, e poi ho anche Il Signore dei Ratti, tutti acquistati tipo 15 anni fa, quando erano nuovi. Quindi ci sono cresciuto fondamentalmente 15, anche. Sì, 18 anni fa, quando erano nuovi. Ok. Allora, eh, faremo così: ci divideremo un po' i vari personaggi. Eh, quindi, eh, non vi. Come si dice, non prendetevela a male se ogni tanto sentirete magari me che dico, vai, zer sì, vai si Zerga, <ride> vai morte, vai fa Fabri, vai France, perché magari, no? Io gliel'ho detto, voi farete questo, questo e quest'altro, però poi via via ci sono anche dei personaggetti, no? Che ne so, l'ufficiale imperiale, come lo vedete qui in copertina, oppure, eh, come si chiamava l'equivalente di Giaba? insomma, questo qui, che non mi ricordo più il nome, poi il maestro Yodel, eccolo qui. Insomma, Yodel. ci sono vari personaggi, l'imperatore... Mm. Eccetera, eccetera Non tutti li ho distribuiti. Per ora rimaniamo comunque che io vi farò ovviamente il narratore, eh, vi farò l'imperatore. Eh, Francesco farà eh, Dart Valker, che sarebbe Fener. <ride> e, eh, ma gli faccio fare anche Bracco, Br Branchio, pardon, Branchio Carnissian. Eccolo qua, il nero <ride> con i baffi, che sarebbe un misto tra Ian e Lando Carnissian. Eh, poi abbiamo Fabrizio. Eh, che farà eh, Granello, che è il protagonista. Sarebbe Luke, fondamentalmente. Eh, e non lo so, poi vediamo se magari gli do qualcos'altro. Ovviamente, essendo il protagonista, ci avrà un sacco di battute. A ah, Morte Bianca, ovviamente gli farò fare qualche qualcuno, tipo l'ufficialetto imperiale, eccetera, Aldo o anche Baldo, ovvero Obi wan anche Nobi mm -hmm. il vecchio magari gli facciamo fare anche Yodel anche se aveva poche battute mi pare e qualcos'altro poi via via ce li ridistribuiamo anche all'inizio c'è tipo il venditore mi pare che vende non mi ricordo cosa alla signora quindi poi quello ce lo dividiamo sul momento ok? ok oh. iniziamo, via una volta in questa galassia era tutta campagna Star Raz quarto episodio Un'esile speranza. Se pensate che esistano altri episodi di questa storia, rileggetevi meglio il sottotitolo. È un periodo negativo per le stelle. Il malvagio imperatore nero e il suo sinistro braccio destro, Lord Valker, hanno sconfitto i cavalieri dell'oroscopo conquistando l'intero <ride> sistema. Solo un'imminente congiunzione astrale potrebbe favorire la caduta della tirannia, il ritorno della pace e un incontro inatteso per i nati del toro. Quando tutto sembra ormai perduto, la figura di un nuovo eroe si profila all'orizzonte. Silenzioso come la morte. Un enorme incrociatore galattico scivola nello spazio diretto verso eh, una meta ben precisa. Aspettate che lo rifaccio. Vo volevo, ingrandi oh, volevo ingrandire, così lo vedete bene. Silenzioso come la morte, un enorme incrociatore galattico scivola nello spazio diretto verso una meta ben precisa. Morte? Ok. Siamo in vista di deserti a Lord Valker. Presto entreremo nell'orbita del pianeta. Saremmo dovuti arrivare tre ore fa, comandante. Questo ritardo è intollerabile. Ma, ma, ma veramente io... Ah. Le sue scuse sono un ben misero rifugio. Ah. Lei mi ha deluso per l'ultima volta. Toc toc, è permesso? Sono venuto a sostituire l'orologio a muro guasto. Poche migliaia di chilometri più in basso, i soli gemelli illuminano Desertia, un pianeta così arido che qua le piante grasse vestono due taglie in meno. Eppure. Proprio l'immensa distesa di sabbia che ricopre l'intera superficie ha fatto la fortuna dei suoi abitanti, che con la brillante intuizione della Clessidra colma hanno spiazzato la concorrenza. Morte Francesco? Di nuovo? Mm, faccio il venditore? Sì. Ehi amico, dammene una nuova, questa è già mezza vuota. Subito, signore, lasci che le mostri gli ultimi arrivi da desertia. Perché eh, accontentarsi, Clessidra Colma, Vabbè. tutto il tempo che voglio? <ride> il giorno in cui la mia vita sarebbe cambiata per sempre, mi trovavo come tutti gli altri giorni a pensare a come un giorno la mia vita sarebbe cambiata per sempre. Il mio nome non ha importanza. Tutti mi chiamano Granello, facendo riferimento alla natura del paesaggio e alla mia capacità di farmi notare. Forse è per questo che non passerò la mia vita su desertia. Prenderò il primo cargo verso le stelle. E me ne andrò. Ho un biglietto speciale di sola andata che tengo nel cassetto da una vita. Aldo One. Quando i miei genitori morirono dopo la mia nascita, fui adottato da Aldo One Kebaldo, un vecchio cavaliere ormai in pensione. Morte? Tranquillo, piccolo, ti alleverò io. Ma tu guarda come è parcheggiato quello. <ride> Sono sicuro che Waldo One. Wan... <ride> Sono sicuro che Aldo Wan mi insegnerà le vie dell'oroscopo e farà di me un potente cavaliere, come fece con mio padre. Granello, vieni qua! Oggi è un giorno speciale per te, figliuolo. Sei entrato nell'età adulta! Io ti giuro, Aldo Wan, che non so proprio come abbia fatto quella rivista a finire sotto il mio cuscino. Ho una cosa per te. <ride> Tuo padre voleva che tu l'avessi, una volta compiuti 18 anni. Chiudo gli occhi, immaginandomi ciò che già so. Aldo anche estrae la spada folgorante che mio padre mi ha lasciato in eredità. Questa è l'arma che i cavalieri dell'oroscopo si tramandano di padre in figlio. Ed è tua. Tua! Li riapro, li richiudo. Li riapro. Questa è la maschera che i Ratman si tramandano di padre in figlio. Ed è tua! Tua! Una stupida maschera! Ma io voglio diventare un Cavaliere dell'Oroscopo! Voglio che tu mi insegni le vie degli astri come hai fatto con mio padre! Anche tuo padre non voleva essere un Ratman. Così io feci di lui un Cavaliere dell'Oroscopo. Ma Lord Valker lo eliminò al primo duello. Allora giurei a me stesso che mai più avrei cambiato il destino degli uomini. Granello, il Ratman scorre potente nelle vene della tua famiglia. Il Ratman. Non sottovalutare la potenza del Ratman. Guarda questo cesto. Frutti sembrano tutti uguali, ma uno di loro è tremendo... Ma uno di loro è un tremendo lassativo. Se un Ratman ne prendesse uno a caso, si mangerebbe proprio quello. Ah, che idiozia! Oh, no. Tra? Ascolta, i giganteschi banta delle dune sono di nuovo in amore. Non credere di avermi dimostrato qualcosa? Troverò qualcun altro disposto a fare di me un cavaliere. Se vai in città, porta con te Piro Piro. Piro Piro, Piro. Piro. <ride> lo faccio io, faccio io. Ok, ok. Ah, sono io quello. Vai, vai. Mentre mi allontano, avverto su di me lo sguardo preoccupato di Aldo One. Piro Piro? No, non credo. Piro Piro? Già, dicono tutti così. Stupido pezzo di latta. Sono anni che fingo di capire i suoi patetici pigoli e non se ne è ancora accorto. L'uomo è sempre più furbo delle macchine. <ride> Ancora? ancora te. Questo credo sia per libri. No, no, sei sempre te sei sempre te. Ah, ok. Passo sempre, sempre passo. Ah, giusto. Lungo la strada passo sempre sotto le mura del palazzo della principessa Taylor Dicono che sia bellissima. Chissà se un giorno una come lei si innamorerà mai di me. Morte? Guardi, princi Anzi, no. eh, esatto. Guardi, principessa. Eccolo di nuovo. E siamo figli del. <ride> esatto. Vuoi <ride> eh, provare tu a farla, Fra? <ride> la principessa? Sì. Eh, eh. Oh, è lui! Il ragazzo biondo che passa sempre sotto le mura del palazzo e di cui mi sono innamorata! Questa lettera scritta di mio pugno gli rivelerà i miei sentimenti! pum. Pst, pom, pst. Non siamo i figli delle stelle. Non, 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 non. Quando sono triste vengo alla locanda di Ciarba. È un posto malfamato, ma mi piace ascoltare racconti dei viaggiatori che passano di qua. L'assicurazione non vuole ripagarmi il disco volante, dice che l'incidente a Roswell me lo sono inventato. Guarda, guarda se non è il ragazzo Adesso che vuole, vuole... Eh, eh sì, è bravo, ah, bravo, beh, bravo no, scusa, questo, scusa. è fra, sì guarda guarda se non è il ragazzo che vuole diventare cavaliere dell'oroscopo ah no è vero è un java questo anche meglio anche meglio. ah scusa scusa non ho capito un cazzo eh, neanche io ho sbagliato eh, lo, lo, vuoi fare, lo vuoi fare te morte? allora eh, il vabbè, java, lo faccio un io. piccolo java ok Mototo. che ne dici di questo esatto. che ne dici di questo corpetto protegge dai colpi delle spade folgoranti se lo vuoi è tuo per personali... Ah, sparisci! Sono un idiota, comprerebbe quella roba. Grallo! Ehi, Grallo! Branchio Car... dice, Sei, eh, sei Br te, eh? Sei te sempre, Fabri. Sì, 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 l'ho fatto io. No, di, no, ah, Fabri, no, 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 Fabri deve dire Branchio Carnizian oh, Ah, Branchio Carnizian sì. è, è il suo fedele Wokie. Tra l'altro vi farei notare, guardate che corpetto sta indossando Branchio Carnizian è proprio quello che, che un idiota comprerebbe, no? Ovviamente, che l'ha appena detto. Vai, scusami un secondo, ragazzo, ma il mio copilota non ha ancora imparato che certe cose deve farle fuori. Cattivo, Woki, cattivo. Ora la pulisci. Cosa vi porta a Desertia? coprifuoco. Ogni rotta viene controllata dai soldati imperiali. Hanno paura della congiunzione astrale. Sì. La congiunzione astrale? Secondo l'oroscopo sarebbe un buon momento per chi volesse distruggere la tirannia Assurde fantasie di quei fanatici Ehi hey Gork, guarda, ti era caduta la sciarpa Grazie piccolo, Grazie, piccolo. <ride> Tu non credi alle vie dell'oroscopo? Amico, io credo solo a ciò che posso toccare con mano Eppure ti assicuro, Branchio, che le donne esistono Gli imperiali! Hanno preso il palazzo della principessa. Qua, granello. Ah, scusa, sono andato avanti. <ride> Vabbè, sì, sì. Torna qua, granello. Adesso controllo anche. Okay. Torna qua, granello. Non sono fatti tuoi. Ti metterai in qualche guaio. Piro, piro. La Clessidra deve essere riempita solo a metà. Eccone un altro che non può permettersi la Clessidra colma. <ride> Utile eh, la Clessidra colma. <ride> E morte? avanti portate la principessa sulla navicella eh, sp Sparate solo se lo ritenete Veramente necessario Ripeto sparate solo se lo ritenete Veramente necessario Guardate c'è la parrucchiera personale della principessa E <ride> il vecchio cavaliere Di lui se ne occupa personalmente Lord Valker Senti eh Fabri questo Aldo Wan era venuto per proteggere la principessa Teyla. Se il Ratman mi conferisce qualche potere, questo è il momento di verificarlo. Lascio fuori Piro Piro e scivolo non visto dentro il palazzo. Del resto, chi fa caso a Granello? Non faccio fatica a rintracciare Wan Kebaldo. E una guida turistica in inglese mi portano sul luogo della battaglia. Ti sei perso un pezzo, rumori simili. Rumori simili al colpo di, fo di folgoratore... Ah, ah beh, pensavo fossero finti. Allora, rumori simili a colpi di folgoratore? Bagliori? E una guida turistica in inglese? Mi portano sul logo della battaglia! And here we have a great duel between good and evil. No flash, please, no flash. Questa è bellissima. E sei sempre te, eh, Fabri, nero enorme. Come uscito dai migliori racconti della zia Nubile al ritorno dai suoi viaggi in Giamaica, Lord Valker combatte con una furia insolita, quasi a volerti mostrare qualcosa al vecchio fronte, di... Di fronte a lui. al vecchio di fronte a lui non saresti dovuto tornare, Aldo One. Poi accade. Aldo One mio tutore, maestro e padre. Si volta e mi vede. Shhh. Non puoi battermi, Valker. Se ti uccido... Uccid ah, scusa. Sì, sì, senti, no, no, Valker. anche la Valker. frase. Valker, eh, sì. Sì. Se ti uccido diventerai più potente di quanto possa immaginare? No, ho comprato questo corpetto che mi protegge dai colpi delle spade fulguranti. Sp <ride> esatto. <ride> No, eh, sono io. io, sono io, vai, lo faccio io. Lord Valker, la principessa Tayla è a bordo dell'incrociatore. Molto bene. Date ordine ai vostri uomini che... Un momento. cosa c'è, mio signore? Io sento qualcosa che non sentivo da tanto tempo. <ride> Un Ratman. È qua, da qualche parte. Trovatelo e portatelo da me. Sì, Lord Valker. Sentacciate tutto il palazzo! Morte? Tu, laggiù, con l'orecchio da topo. Controlla quella stanza. Voi due, guardate nelle cucine. Che idiota. Devo approfittare di questa occasione. Ehi! L'ho trovato! È qua! È qua! Eccolo là! Prendetelo! Mi rifugio nella prima stanza che trovo. Sono fortunato. 100 scarichi del palazzo. Una via verso la libertà. Addio, imbecilli! Maledizione, c'è sfuggito. Questi sono i 99 scarichi del palazzo e uno schiacciatore di rifiuti. Torniamo indietro. Scusami. La buona sorte non mi abbandona. Posso comunicare con l'esterno. Aiuto! Aiuto! Bloccate lo schiacciatore di rifiuti! In caso di pericolo, parlare da, nel microfono. Da, sì, esatto. Un crepitio nell'altoparlante. Qualcuno mi sta rispondendo. Piro, Sono piro. salvo. Piro Piro. Mm. Piro, piro. Piro, fa, piro, piro. Ah. piro Piro. Piro Piro. Piro Piro. Blocca lo schiacciatore di rifiuti, mi hai capito? Blocca lo schiacciatore di rifiuti. Piro Piro. <ride> <ride> sì, piro 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 ma fai presto forza ragazzi rientriamo nella nave muoviti Jordan ehi hey, hanno bloccato il distributore di merendine anzi no eh, hanno bloccato il distributore di merendine sì, questi sono tipo i due poliziotti sottoposti di bracco in Ratman e Jordan è l'idiota che, che, che fa sempre sta sempre alle merendine no? il classico Mangiatore di ciambelle, no? Ehi, hanno bloccato... Una roba così, tipo... il Tipo ciccione, no? È un, è, un, è un inside joke questo, una, una referenza a Ratman, diciamo. In un nanosecondo l'incrociatore sparisce alla velocità della luce, lasciando dietro di sé poco più che una scia nel crepuscolo. Certo che con me avrebbero fatto più in fretta. E lui è il nanopriore. Il mio primo no? confronto con il male si era concluso. Ce ne sarebbero stati altri? E... Aldo Juan, non ti dimenticherò mai. Granello, ascoltami! Devi recarti sul primitivo e pericoloso mondo di Paludia. Là troverai il saggio, il saggio Yodel. Lui ti mostrerà la tua via, la via del Ratman. Addio, Granello, addio! Che l'oroscopo sia con te! chi era? <ride> esatto. <ride> A bordo dell'incrociatore galattico Lord Valker riceve la visita dell'imperatore nero. Ottimo lavoro, servo. La fine di Onekebaldo e la cattura della principessa Teila faranno desistere i nostri nemici dall'attaccarci durante la congiunzione astrale. C'è dell'altro, mio imperatore? Una possibile minaccia per noi. Un nuovo Ratman. Forse l'ultima speranza dei cavalieri dell'Oroscopo. <ride> Idioti! Lo lasceremo maturare come abbiamo già fatto con suo padre. E alla fine saremo noi a cogliere il frutto dei loro ridicoli sforzi, volgendolo ai nostri scopi. <ride> Così sarà, mio signore. Avvicinati, Valker, inginocchiati. Lo sapevo. Voi sapevate già del Ratman? Sick! No, c'era una vespa morta nel respiratore. Dimmi! <ride> Quindi ora non farà più. <ride> Perché era quella. Ah, ecco. <ride> Bellissimo. <ride> Dimmi, Lord Valker, i tuoi uomini hanno scoperto dove si nasconde questo nuovo Ratman? Questo è Va eh, Valker. Ah, sono io. Sì, sì, Siamo a buon punto, mio imperatore. Morte. Questo calzino usato, dicevo, è tutto ciò che abbiamo di lui. <ride> Voglio che usiate ogni mezzo per rintracciarlo. E quando lo avete trovato, lo avrete trovato. Lasciatelo a me. Mentre gli esploratori si sparpagliano per ogni angolo della galassia, Ratman, ignaro di tutto, giunge sul primitivo e pericoloso mondo di Paludia, alla ricerca del saggio Yodel, l'ultimo cavaliere dell'oroscopo. Come faremo a trovare il saggio Yodel? Siamo atterrati in un punto a caso di un pianeta vasto sei volte desertia. Un momento. Qualcuno sta piangendo. Il saggio Yodel tu hai trovato, ragazzo. saggio Yodel! È incredibile! Potevamo atterrare ovunque! Ovunque! E invece, eccoci qua, davanti al saggio Yodel. <ride> Guarda, Piro Piro! Che cosa curiosa? Sotto l'astronave c'è come una piccola cassettina della posta con scritto sopra il saggio, e poi non si legge il resto. Il cavaliere dell'oroscopo. Tu vuoi diventare? Uh, non bene, non bene, Ratman, tu sei, Ratman. Oh, andiamo, tanta gente fa cose senza senso. Lei abita su un pianeta primitivo e pericoloso e si fa chiamare saggio Yodel. Sai forse tu perché mi chiamano saggio Yodel? Io? No? Allora andare tu devi sopra quella collina laggiù e lanciare un forte Yodel. In tutta mia vita non ho mai lanciato un forte Yodel su un pianeta primitivo e pericoloso. Ecco perché è saggio. Conoscere io devo la tua mente prima di decidere quali vie insegnarti. Conoscere la mia mente? Come? Questa che tu vedi è la rappresentazione simbolica di una mente normale. Maestro, chi sono tutte quelle persone? Sono le idee, sempre in movimento, sempre al lavoro, sempre insieme come un'enorme folla. Ora Lascia che io proietti l'immagine simbolica della tua mente. Guardi, maestro! È comparso uno dentro la vasca con i polsi tagliati. Ha lasciato anche un messaggio. Non posso più vivere in questa solitudine. Addio. Il ragazzo non è pronto, Vanchebaldo. Morte? È la nostra unica speranza. Dobbiamo fare ciò che è giusto per suo padre. Avanti, maestro! Sono un ragazzo sveglio e imparo molto velocemente! Mi metta alla prova! Eh sia, Per cominciare a andare tu devi sopra quella collina laggiù e lanciare un forte Yodel! Volo! <ride> Imbecille! <ride> uh. <ride> Principessa Taila, vorrei che vi consideraste nostra ospite anziché nostra prigioniera. La faccio sempre io? Sì, se vuoi, sì, se ti fa piacere. Sì, sì. Il suo è un invito che non ho potuto rifiutare, Lord Valker, ma non ha importanza. Il mio spirito resta libero e il mio cuore l'ha già preso un altro. Un altro? Ma certo, il Ratman. Voi lo amate. Oh, io non so come si chiami... Ma in ogni angolo di questa stanza mi sembra di vedere il suo viso come un'impalpabile ombra. Mi sembra di udire la sua voce come un lontano yodel. <ride> Mio signore, notizie urgenti dall'esploratore di Paludia. Eccellente, eccellente. Forse ci considerereste con maggiore indulgenza, altezza, se vi dicessi il modo di incontrare il vostro amato? Io sono del toro. Il mio oroscopo mi dà così poche probabilità di conoscerlo. Scrivetegli una lettera. Al resto, penserò io. Personalmente. Faccia rotta per la città fra le nuvole, ammiraglio. Attireremo l'ape con il fiore. E quando sarà abbastanza vicina... <tossi> <tossi> e se la mette nel respiratore <ride> e si allontana e arriva già a... si sì. eh... <ride> ancora una cosa ho da insegnarti vedi quel macigno? lo vedo maestro spostarlo tu devi sta scherzando? peserà un miliardo di tonnellate come faccio a spostarlo? usa la forza! Stavo scherzando! Ormai con me da tanto tempo tu sei! Tanto tempo? Ma sono arrivato ieri! Un cavaliere dell'oroscopo il tempo non calcola come gli altri! Prima che tu vada, ricordati questo! Un cespuglio diventare una quercia non può, ma, di, ma può diventare il miglior cespuglio. Se tu questo comprendi, allora la via giusta tu percorrerai. France? Ah, le trasmissioni saranno riprese il più presto possibile. Maestro. Ah, non, non l'avevo mai capita da ragazzino. Cioè, gli sta leggendo la mente, ok? <ride> che gli ha messo la, la mano sulla testa per leggere i suoi pezzi, ok? Maestro, ha mai conosciuto mio padre? Tuo padre? Grande Ratman, egli era. Ma la sua via smarrì, e il male lo prese. Posta, anzi, posta per una, let una lettera per il Ratman e te la principessa mi aspetta sulla città fra le nuvole per un incontro romantico o un romantico incontro mm. <ride> <ride> addio maestro largo cespuglietti la principessa vuole la mia quarcia <ride> <ride> la faccia di Iodele è bellissima è traumatizzato a vita peggio di suo padre egli è e questo è questo è, è Valker ah, e questo sarò io a giudicarlo no è Valker questo è Francia è Anzi, sì. questo sarò io a giudicarlo esatto lo ammazza <ride> la faccia bellissima con un palmo di naso ha no? lasciato <ride> la città fra le nuvole il più grande complesso turistico per le coppie di innamorati di tutta la galassia giura che non guarderai più i tentacoli delle altre eh, morte. Mi cadono le squame, se mento. dai, avvicina il tuo lofoforo. Oh, sì, baciami le elitre. <ride> eh, la principessa Taylor? Stanza, Stanza 106. 106. Lui è qua. Morte? Mi chiamo altri soldati, signore? No, comandante, Vi aggiungeremo al computer. Tra vent'anni. Così potremmo rivendere questo, po questo giornalino con un'abile operazione commerciale. Come si te? <ride> La special edition, no? L'edizione speciale di Star Certo. <ride> yuhuu principessa, indovina con cosa sto bussando. Scusate. <ride> esatto. Così. Non so, amore, forse con una zampugna <ride> Ehi! Ma come hai fatto a indovinare? <ride> Nulla è impossibile al lato oscuro dell'oroscopo. In un istante capisco tutto. La principessa Teila è in realtà Lord Valker. È proprio un idiota. <ride> Veloce come un filo di un rasoio, estraggo la spada folgorante che un tempo era di Aldo Wankebaldo. Avanti, ragazzo. Mostrami ciò che Yodel ti ha insegnato. <ride> Eccellente. Ma questo non fa ancora di te un cavaliere dell'oroscopo. Io potrei completare il tuo apprendistato se solo tu volessi. Mai! Allora sarai distrutto. Era morte questo il Java. Sì, sì. D'accordo, amico, se proprio non vuoi comprare il corpetto ti lascio a poco questo bracciale antispada folgorante. Lo prendo, imbecille. <ride> non essere sciocco, non hai più scelta come non la ebbe tuo padre. Tu hai ucciso mio padre! Io sono tuo padre. No, non è vero, guarda dentro di me. Io sono solo un guscio, un ricettacolo per coloro che vogliono unirsi al lato oscuro dell'oroscopo, che vogliono condividere il potere e regnare sull'intera galassia. Insieme. Fletto i muscoli e sono nel vuoto. Questa è una tipica frase di Ratman. Torniamo alla nave. Il ragazzo non era all'altezza delle nostre preoccupazioni. Morte è morto. No, è fuggito lasciandosi cadere in uno dei cento scarichi della città. 99 scarichi e uno scacciatore di rifiuti, signore. Esatto, dovina, dovina dove è caduto? <ride> <ride> Ehi, non è l'allarme? Non è l'allarme quello che viene dal tuo ufficio? Sì, ma per la pausa pranzo mi sono fatto sostituire. Piro, Piro, <ride> ovviamente, ma potrebbe esserci lui, No. <ride> Eh, vai teme mio signore, che il Ratman torni su Paludia per completare il suo addestramento. Ormai, ammiraglio, il saggio Yodel potrebbe insegnargli ben poco. <ride> ha ucciso Frank Oz, <ride> <ride> il burattinaio di Yoda. <ride> Faccia rotta su Oscuria, ammiraglio. Aspetteremo là il passaggio della, con... della congiunzione astrale. Desertia, prossima fermata, Desertia. Teyla, quella lettera non era falsa. E io farò di tutto per salvarla. Parola di ra. di cavaliere dell'oroscopo! Giorno dopo giorno si avvicina il momento in cui la congiunzione astrale raggiungerà il culmine. Il momento in cui colpirò al cuore l'impero. Trascorro queste ore preparandomi allo scontro. Bionic Shop, ogni parte del vostro corpo da noi è meglio. No, grazie, non mi interessa. Io cerco solo una mano destra. <ride> sem sempre, ed te, è sempre un te. uomo nuovo colui che entra nella locanda di Jarba in cerca di un mezzo per raggiungere Oscuria. Ehi, hey, guardate, ma riempimela. <ride> no, no. <ride> ah, ah, ah. ah, <clears throat> Vai, vai Fabri. Ah guarda... eh, oh, no, ok, scusami, questo è un alieno. Ah. Sì, fallo te eh, se vuoi. Dai. Fallo te se vuoi, sì. Ok. Ehi, guardate, è quel ragazzino che gioca a fare il cavaliere dell'oroscopo. <ride> <ride> <Tutti zitti. ride> silenzio. <ride> Ma è un silenzio cringe. Non è che è della serie Oh mio Dio, un cavaliere sì. dell'oroscopo. <ride> ti dicevo che... German hanno rubato un carico d'anni e uno di droga. E. Ehi, hey, guarda, biscotti di Alderan. Mmm, buoni, però sono un po' umidi in superficie. Mm, già, e non hanno nemmeno la loro tipica copertura di zucchero, ovvero. Rialleccati. <ride> ok, mi occorre una nave veloce per la... Vo come l'ho fatto? <ride> mi occorre una nave veloce come la vostra per raggiungere Oscuria. Dov'è, branchio? Dimenticalo, amico. Giarba lo ha catturato attirandolo in trappola con una donna. E poi lo ha congelato nella carbonite. Branchio, <ride> perché? Qualcuno ha detto a Giarba che era stato lui a rubare il carico di droga. Hanno incastrato quel poveraccio solo per intascare i tre pezzi d'oro della taglia. Ah, quattro. Quattro pezzi d'oro. Al calare della notte ci muoviamo per liberare il nostro amico. Al segnale scendiamo e lo liberiamo. Piro, Piro! Ci siamo! Potente Jarba, due intrusi hanno cercato di liberare Blanchio mentre all'esterno un terzo complice continuava a urlare in codice «Sono ancora svegli!» Fra <ride> <ride> Dannazione! Detesto essere disturbato quando sono con la mia famiglia. Guarderò i tuoi disegni più tardi, Giarba Giarba. Sì, papà. Sono tipo i Barba Papà. Sì, Giarba. <ride> esatto. Sì. Chi ha osato violare il mio territorio? Niente paura, ragazzi. Metterò in atto il piano A. Ti saluto, potente E Il mio nome non ha importanza. Sappi solo che se non libererai subito il mio amico branchio, tutti voi morirete! <ride> sì, più delle volte il piano A lo fa in questo effetto. Psst, psst. Mm. Potente Gialba, il Woki propone un baratto. La libertà di Branchio in cambio di coloro che vi hanno rubato il carico di armi. Sì, accetto lo scambio del Woki. Sono libero, libero! Grazie, amici. Ehi, guardate quei due lasse, non sembrano i miei anziani genitori. <ride> <ride> Ti porterò su Oscuria Granello C'è una grossa ricompensa Per chi riporta a casa la principessa Anche dividendola per tre Resta sempre un bel malloppo La dividirete in due A me interessa solo salvare Taylor uh là là, Granello è innamorato Meglio così hai sentito Woki? Restiamo in due a spartirci la torta. <ride> Oscuria, il pianeta artificiale dell'impero. Primo classificato al campionato galattico del Lego. Ok? Sì. Si sta avvicinando. Lo hai sottovalutato, Valker, e il culmine della congiunzione astrale è imminente. Darò mm. ordine di distruggere quella nave. No! Sono desolato, Altezza, ma temo che il suo oroscopo le sia avverso. Non incontrerà mai il suo innamorato. <ride> Questo eh, non so questo chi è, è, sarà, è bra sarà Branco, sì. Branchio. Ah sì. Caccia imperiali dietro di noi. Sì. Niente paura. Vedremo subito chi di noi è il più furbo. Woki, entriamo in quel canale. Ok. Qui caccia omega 1 e omega 2. Missione compiuta. Rientriamo. Mm -hmm. Tutto ok? Mm, se ne sono andati? Il vecchio trucco della lucertola. Facciamo esplodere la coda e portiamo in salvo il resto. Funziona sempre! Vai Fabri? Ah, è, è andato giù, un attimo, perché okay. pensavo non ci fosse il mio pezzo su, aspetta, eh? È accanto, è quello accanto. Aspetta che sto ritornando su Si sta avvicinando E eh, eh, andiamo piro piro Oddio Che pagina è? Perché sono andato giù perché eh, non ho Pagina più 39 più. Ah allora sono andato troppo sopra Tutto ok se ne sono andati Dopo il vecchio trucco della lucertola Facciamo esplodere sì, Andiamo pronto. piro piro Non c'è un minuto da perdere è bellissimo come Branchio, continua ad immaginarsi la lucettola che scappa e viene spiaccicata da una macchina. <ride> come dire, è servita parecchio <ride> la congiunzione è imminente. Ancora pochi minuti e l'impero conoscerà una lunga, lunghissima epoca di regno. Quando arriverà la quando, quando avverrà la prossima congiunzione? Tra 12.000 anni. Non ho a disposizione quel tempo. No, scusate, è uguale. No, no, non ho tutto quel tempo a disposizione, temo che dovrò fermarvi ora. Lui vivo, altezza. Eh, lei è fra, eh? Ho detto la tua. Ah, non ti ho sentito. Scusa, ah, non sei sentito. Ok, non ti sentito. Scusate, è bionica. Funziona bene, anche se a volte mi dà qualche problema. <ride> Lascialo! Lascialo, ti ho detto! Lascialo! <ride> Ma una mano in più o in meno non ha importanza quando si combatte con il cuore. Allora, ragazzino, te lo strapperò dal petto una volta per tutte. Hai una nuova spada folgorante. Così hai appreso anche l'ultimo segreto dei cavalieri dell'oroscopo hai finalmente scoperto la rotellina zigrinata per aprire al massimo gli accendini adesso <ride> in realtà è un accendino ma vedi bellissimo <ride> adesso che il tuo insegnamento è completo mi farai la fine di tuo padre e di tutti coloro che hanno osato sfidare il lato oscuro dell'oroscopo affer affer <ride> Vieni, giovane stolto! Vieni ad accrescere il mio potere! No! Mentre precipito nel buio, odo i sussurri delle creature che mi hanno preceduto, e il lato scuro del loro scopo dell'oro, del loro... <ride> fiora la mia anima con i suoi artigli. Il male! <ride> il male si incarna nelle immagini di bellissime donne che mi invitano a unirmi a loro! Una trappola in cui sono già caduti centinaia di cavalieri. Non commetterò lo stesso errore. Oh, mi si è rotta una spallina. Arrivo! <ride> Carica! Carica! Esatto. Improvvisamente mi sento trattenere. <ride> chi sarà questo che dite, eh, Questo oh, è... Questo. Chi era? Yodel? Pete? Eh? Allora qui. io. Credo. No, il maestro credo. Fermati, sciocco. Sì. Lascia che rompa l'incantesimo così che tu possa vedere la realtà che ti sta innanzi. Oh mio Dio, che orrore! Sì, in effetti non sono più le stesse senza silicone. <ride> Brav'o Granello! Hai finito di aver appreso Finto. le vie dell'oroscopo! Hai finto di aver appreso le vie dell'oroscopo e hai convinto Walker Valker a, trascinar a trascinarti dentro di lui per farti sedurre dal male e accrescere la sua forza. Ma è evidente che sei un vero Ratman, e questa è la tua purezza. Ci e questa tua purezza ci permetterà di sconfiggere l'impero partendo proprio dal suo cuore nero. Ma tu, chi sei? Qualcuno che ti stava aspettando da tanto tempo da 18 lunghi anni. Cioè? <ride> Credo che sia il padre più che, più che Aldo che comunque è uguale, insomma. Sì, sì, sì. Ottimo lavoro, Lord Valker. I pianeti stanno allineandosi e le stelle hanno già occupato il loro posto. E con la fine dei cavalieri dell'oroscopo, chi altri dovremmo temere ormai? <ride> Forse i Ratman, vecchio pazzo! Tu! Tu! Ti perdo. E infatti era così! Mi ero perduto perché pensavo di diventare una quercia! Ma poi ho scelto di lottare e di combattere per diventare il miglior cespuglio! Ah! Crash. Crash! Crash! Fra. fra. non ti sentiamo. Eh. Mio piccolo. Vai così, fratello! Presto. <ride> i cespugli presto no? gra... eh sì, sì, sì adesso ho capito che sono cespugli <ride> esatto presto granello lega l'imperatore con il suo catetere piro piro ah no è il padre è, è il, il padre l'aveva padre morte padre Lord padre il padre dentro di lui padre no? sì, esatto. sì, sì, vai il vai Ok, lo rilego allora. Sì. Presto, granello. Lega l'imperatore con il suo catetere. Piro Piropiro, vieni da me. Piropiro, Piropiro. Piro. Come. Non c'è tempo per spiegarvi, principessa. Piropiro piro, in realtà è una bomba con cui faremo esplodere Oscuri e tutto l'impero del male. Mettetevi in salvo con una scialuppa. Aspettami un momento, amore mio. Piropiro. Piro. Ho già trasmesso a Branchio di allontanarsi. Addio, Granello. Buona fortuna. Addio, Piro Piro. Okay. Fra. Ah, ecco. Ah, ok. Da questa, è da questa programmare parte. la... No, no, è il, da questa parte della principessa. Ti è sfuggito. Ah, non si è sentito. Eh, forse Extra. non si è sentito. So. Allora. Da questa parte! Ok. E eh, ma è qua, è Cosu. E eh no, è, padre, co è sempre il padre, è sempre morte qui. E ah, poi okay. in realtà no. è Cosu. Che anche da... lui è un Ratman, esatto. Per programmare sì. la detonazione preferisco mettermi comodo. Che poi se qui è fantastico perché al tempo ancora la Lucas non era stata comprata dalla Disney e potrebbe benissimo essere Topolino. È, vero, è, vero. è fantastico. <ride> Vieni, andiamocene. 100 scialuppe di salvataggio. Attenzione! Il portello di uscita della scialuppa numero 67 risulta al momento fuori servizio. Sta a vedere. E tanti saluti all'impero: Bip bip bip. Sequenza di distruzione inserita. Maledetto non finisce qui. No, infatti, ci sono ancora tre pagine. Addio, babbeo. Con, Con un decano si, si, si può andare Questa è la canzone degli 883. Con un decano si può andare via. Non ci basta neanche il pizzo. Esatto. Tonk. Esatto, è lui che è il vero Ratman. Prende quello che era chiuso il 67. Cioè scritto. non ce l'ha smesso, ma si sa che è quello. Tonk. Pfff. Esploso tutto, con l'Elmetto, Desertia, capitale della nuova repubblica. Sono passati quattro anni dalla fine dell'impero e dalla cerimonia della liberazione. Perché aspettare la prossima congiunzione astrale? Compra Clessidra Colma, <ride> Branchio, si è sposato con una donna bellissima che fa l'amore tutti i giorni. Ah, no, questo sei te, eh? Sei te, Fabri? Eh? Sei te, Fabri, ah, sì. sì. Branchio si è sposato con una donna bellissima che fa l'amore tutti i giorni. Lui sta cercando di scoprire con chi. Esatto, certo, non con lui. Lo vedo di rado. Ha smesso di truffare la gente e si è trovato un lavoro onesto. Gestisce una rubrica di cartomanzia sulla rete nazionale. È onesto, proprio da morire, sì, sì. Questi siamo noi, Taylor e Granello, innamorati come il primo giorno. Essendo scomparsi i cavalieri dell'oroscopo, la pace galattica è stata affidata alla stirpe dei Ratman. E noi ci siamo impegnati per assicurarla fino alla prossima generazione. Esatto, ha fatto quattro figli. Aumba! abumba, abumba. Aum! Forse. Esatto, l'unico maschio è morto. <ride> che è un, un ratto, giustamente. Bellissimo. Ok, <ride> okay questo <ride> era. Questo era. era... Starraz, qui ci sono vabbè, i bozzetti, non ve li sto a far vedere, torniamo all'inizio, ecco qua, rimpiccioliamo... Allora, esatto. Ecco qua. Questo era Starraz, adesso se ci date un attimo ragazzuoli, noi passiamo al Signore dei Ratti, beviamo un secondo, metto la chiamate eh, chiamatela pausa caffè, pausa sigaretta come volete e tra un paio di minuti torniamo. Ok, <ride> ah, che bello. a tra poco. <susurra> qua ritornati ragazzuoli e ragazzuole con il signore dei ratti, eccolo qua, eccolo qua, bellissimo anche questo. Un altro dei miei preferiti. Ciao, Micro Raptor Guy, eh, ben arrivata. Eh, allora, qui io mi di ci assegnerei i ruoli in questa maniera. Stavolta eh, io mi faccio eh, Coso. Il, il cattivo che è eh, l'occhio, diciamo così. Di, di, sarebbe sarebbe l'occhio con le gambe e, 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 le, e, le, e le mani di Sauron. Che non mi ricordo come, come viene chiamato, comunque vabbè, poi lo vedremo. E mi farei anche il, il protagonista, il, il Ratman, stavolta. Vorrei okay. Francesco su Sedo Brengocce, ovvero Gandalf, ok? Bellissimo. <ride> Poi vorrei eh, Morte Bianca su. Ehm, Morte Bianca mi fa Gollum, ovviamente. E. Uh -huh. ehm, uh -huh. ah, ci, ci devo pensare, in realtà. Eh, ti farei fare anche. L'assistente del. questo ragno che vedi in copertina. Che sarebbe l'assistente del cattivo. Sono insieme, tipo. Ok. Poi Fabrizio mi fa invece, eh, che non mi ricordo come si chiama, insomma Bracco, il cavaliere che sarebbe tipo Aragorn eh, e l'elfa anche. Allora, <ride> si vedono già qui? perché sennò non Sì, sì, sono in copertina, sono in copertina. L'elfa con l'arco e, allora, e Bracco con è... la spada. Aragorn è quello in... il Quel nero con i baffi. Nero con baffi e... E la detto... bionda con l'arco. Okay, che è tipo una legola femmina, Esatto. Non, non, è, non è femmina. <ride> I maschio. È, è un elfa, <ride> okay. però non è una donna. Diciamo okay. così. Ecco. E, e poi, ovviamente, eh, fra ti farai tutte le altre voci varie. Il nano non beh, parla beh, perché è letteralmente un nano da giardino di terracotta. <ride> è bellissimo. <ride> che non si sa se davvero parla oppure no perché il protagonista lo sente, ma in realtà è un nano da giardino di terracotta. E poi vabbè ci sono i fantasmi dell'anello, ci sono gli orchi, quindi poi ce li dividiamo via via. Dai, va bene, certo. Allora, cominciamo. E vabbè, io mi faccio anche la, la narrazione, che quella ci sta sempre. Dai, dai. Il mondo è cambiato. E tu chiama subito e scarica le nuove suonerie dei nani sul tuo cellulare. 333-899-899. Il Signore dei Ratti. Un tempo. La magia dimorava insieme agli uomini e alle altre creature della terra. Essa era fonte di continue meraviglie e di grandi prodigi. Come Sirfil, la spada di Euril, figlio di Eural, che nella sola battaglia di Marra uccise 10.000 nemici. Eh. O come. di Marra, esatto. No, non è quello. Non è quello. Considera che questo volume è tipo del 2005-2006, quindi no, non può essere. O come il vento di Frullaron, che spazzò le foreste di Selvanizza per sette mesi ininterrottamente, sicché gli alberi iniziarono a parlare e principalmente dicevano E allora? basta. O come il fungo da cinque chili trovato da Bruno, il figlio di Amadei, il fornaio. Ma sì, Amadei, quello sulla curva. No. Niente tuttavia, nemmeno le canzoni elfiche era riuscito a trattenere lontano la minaccia che si era manifestata nelle piane di Fontevivo ed era scivolata a sud oltre Roccalanzona e i cancelli di Capoponte, fino a raggiungere tre fiumi, dove aveva dimora il signore dei ratti. Tu Ok, un attimo che lo ingrandisco. Boom, così dovrebbe bene. Un po' di più, e più così. No, così, ok. Era costui una creatura di indole buona, intelligente quanto basta per unite i puntini da 1 a 30, ma non abbastanza per <ride> trovate le 20 differenze. Ti sento più. Senti più? Che è successo? Presidente? Eh, forse è, che è morta la linea. Aspetta. Ah, eccoti, so ora io ti sento. Ti sento? Ah, ok. No, no, io mi sento in, in live, okay. sì. Eh, io sento te. Forse era morto Discord. Okay. Era costui una creatura di indole buona, intelligente quanto basta per unite i puntini da 1 a 30, ma non abbastanza per trovate le 20 differenze. Nessuno conosceva il suo vero nome e tutti lo chiamavano Bolo perché una volta era stato divorato dal drago Sfarnim, Sfarnim anzi, ma era riuscito a scappare due giorni dopo. Con la bile, immagino. <ride> ecco fatto, la nuova porta di casa è pronta. Oh no, ho sbagliato ancora. Ho fatto tutte le misure tranne che quella normale, no? Ovviamente, Ebbene, giovane Bolo, non saluti più i vecchi amici? Eh? Sei Dobrengocce, l'unico stregone da prendere a stomaco pieno! Sei tornato! Sono tornato, sì! <ride> Dopo tanti anni sono tornato! Come stai, ragazzo mio? Sè, Dobrengocce, ho comprato questa casetta e vivo di quello che il bosco mi offre: frutta, radici, bacche. Per il resto, vado al centro commerciale qui di fronte. Sai, quando te ne sei andato ho deciso di diventare il nuovo stregone della terra di qua. Boh, lo ti avevo già detto che Pesca una carta senza farmela vedere, eh? È il 2 di quadri. No. Il 6 di cuori. No. Il re di picche. No. Ok, adesso fammela vedere un secondo. Benissimo. Ora girala di nuovo. E il tre di fiori? No. Giovane Bolo, non c'è tempo per queste cose. Sono tornato perché un grave pericolo minaccia la terra di qua. Pericolo? Quale pericolo? Tutto ebbe inizio con la forgiatura dei magici anelli. Psst. Erano anelli dotati di grandi poteri, come quello di sparire in presenza di ragazzi giovani e belle. Sei sposato? Morte? Io? Vuoi scherzare? <ride> ah, gli sparisce l'anello dal dito. Ok. Tre anelli furono dati alle elfe, simili alle donne, ma con una marcia in più. Vuoi vedere la leva del cambio? Esatto. <ride> Sette. Sette ai re dei nani, grandi minatori. E nove ai controllori del treno. Che più di qualunque cosa desiderano il potere. Biglietti, <ride> prego! <ride> Ma tutti loro furono ingannati perché venne forgiato un ultimo anello, il più potente di tutti, in grado di dominare tutti gli altri e tutte le creature viventi. <ride> L'ultimo anello. Fu nascosto in una scatola di cereali, orco bimbo, e per 2500 anni di, di esso non si seppe più nulla. Me l'ero dimenticato, Esco. <ride> Tiene <ride> fantastiche sorprese. Esatto. <ride> uh. Un momento, io stamattina ho trovato un anello nei cereali. Oh no, una sorpresa da femmine. Vuoi <ride> dire. Sì, Bolo. Quei cereali erano scaduti e adesso tu sei il possessore dell'ultimo anello. Ma Bulbo, l'oscuro signore lo sta cercando. Egli ha mandato i suoi emissari, spettri senza volto, a battere ogni contrada finché l'anello non sarà trovato. Perché egli lo brama sopra ogni cosa? Perché l'anello forgiato negli abissi del male di Montefuso, corrompe e avvelena chi lo porta. Ma Bulbo è già corrotto! E nelle sue mani l'anello sarebbe un'arma terribile con cui potrebbe assoggettare tutte le genti. Oh mio Dio, erano scaduti! Bolo, occorre nascondere l'anello, perché Bulbo non lo trovi. Ma dobbiamo essere più veloci del vento. Parti subito. Raggiungi a ovest la locanda dei lagoni. Là troverai un amico fidato che ti aiuterà a proseguire per lungo palo. Lungo palo? Andiamo a vedere le elfe. Laggiù l'anello sarà al sicuro. I servi di Bulbo non oseranno sfidare le elfe. Vado. Che ho da sistemare altre faccende dai cavalieri di Vairo. Ci vediamo a lungo, palo. Buon vecchio Sedo Brengocce. Vederlo andare via da solo un tempo. Vederlo andare via da solo un tempo mi portava con lui nei suoi viaggi. Sfrac, sfrac, sfrag, sfrag, sfrac. La smetti di rovinare le piante. È tutto il viaggio che vai avanti con quei frustini. Esfra, esfra, esfra. E spra, e spra, e spra. E lasciale stare, santo cielo. sfrak 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 sfrak, sfrak. Poi aveva <ride> smesso, sì, di portarlo con lui. <ride> <ride> Ebbene, se devo viaggiare da solo, allora mi farò compagnia raccontandomi degli allegri aneddoti. Vediamo, la so quella del lupo e della volpe cieca? Sì. E quella del corvo grasso? Sì. Aspetta, lasciami pensare a una storiella che non conosco. E allora lui le fa: Sì, ma con il paletto. L'ho capita? No. Con il paletto. Era il paletto, capito? Ma a me non fa ridere. Ehi là, buongiorno. Che fa? Chi lo vuole fare? M morte lo vuole fare te o... Sì. Eh. Aspetta. Eh. Sì. Tu. Hai visto quattro... Anzi. Hai visto quattro piccoli uomini? Certo. Sono nascosti qua sotto. Vede? <ride> e, no, que scusami. Eh, scusami. e quella della bambina bionda la so. Sì, ma non mi ricordo come finisce. Me la racconto? Dai. Allora c'è una bambina bionda che... Nelle terre selvagge a est, sulla cima della lugubre torre di Scurano. Scurano, no? Sta Bulbo, l'oscuro signore. Una creatura così terribile che sullo zerbino ha scritto Arrivederci. L'anello, portatemi l'anello! E questo è morte, lo deve fare morte. Padrone. È Gollum, è questo? padrone mi vedo nervoso agitato come mai che parla mi strano perché sarebbe agitato. Giuda di venerdì 12 che parlava sempre Adiós. così si sì, padrone mi vedo, nervoso. mi vedo nervoso agitato come mai non ho chiuso occhio tutta la notte la brama di, di possedere quell'anello vi tiene dunque sveglio No, qualcuno ha suonato i bonghi fino alle tre di mattina. Sofferenzo, mio fedele servitore, tu ne sai qualcosa? Io? No, padrone. Dopo le tre dormivo. Perfetta la voce così è perfetta. Oggi gli spettri hanno trovato i quattro piccoli uomini, ma l'anello non era con loro. È strano. E più. E più erano tutti quei nerd. Nerd. Ah, okay. nerd. Volevo dire, eh, tutti quei nerd che uscivano dal cinema sembravano dicessero il vero. <ride> Vieni, Sofferenzo, solo il pallavisore può aiutarci. Il pallavisore, la magica sfera in grado di rivelarci il passato, il presente e il futuro. E se giro scende la neve, evviva! <ride> esatto, infatti, le mani. Evviva! Evviva! <ride> ecco, ecco, lo vedo, lo vedo. Ottime notizie, Sofferenzo! Ottime! Hanno dato l'anello a un idiota! <ride> evviva, padrone! Allora è già in mano vostra? No, perché? Via! <ride> che lui è un idiota ovviamente. ma presto presto l'ultimo anello sarà mio e il dominio di Bulbo si stenderà su tutta la terra di qua e la sua risata dura mezz'ora vai vai morte vai <ride> vai, che... Vai, che, vai, che arriverete un po' in ritardo grazie sofferenzo <ride> 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 e continua per <ride> <Tra> un mezzo <ride> la locanda dei lagoni vai, vuoi vai, vai Fabri vai con l'avventura faccio quello che risponde uh, Esatto. Fabri te fai quello a quella birra Ah, a quella birra nera come il caffè che sa di caffè e si versa bollente nelle tazzine da caffè? Sì. Ce ne porti due? No, io non la voglio. Tutte le volte che bevo la birra nera come il caffè che sa di caffè e si versa nella bollente de... bollente nelle tazzine da caffè, poi non dormo. Sei il giovane Bolo? Sì, come hai fatto a riconoscermi? È stato facile. L ho chiesto a tutti qua dentro e sei l'unico che ha risposto sì. Imbecille. Io sono Gran Bracco, ma gli amici mi chiamano mi chiamano Beh, non me lo ricordo più, ma non ha importanza. Tanto non ho amici. <ride> Morte. I I okay. A okay. Fermarsi e ah, dormire, e dormire. I signori desiderano fermarsi a dormire nella locanda. <ride> Listino prezzi. Credo che partiremo subito. Perché viaggiare di notte? Non avete paura di essere derubati? Appunto, Appunto. buona serata. <ride> per quanto possiamo essere veloci, saremo a lungo palo solo domani. Dovremo fermarci a dormire nel bosco. Non sei contento della mia scelta, Gran Bracco? Voci di ombre corrono da est. Bulbo ha un occhio solo. Ma mille servi. Non preoccuparti, sono un potente stregone. Davvero? Forte. Dai, fammi vedere i tuoi poteri. Indovina in quale mano ho nascosto una moneta d'oro. La destra? No. La sinistra? No. Allora dov'è? Cavoli, l'ho persa. Ma mm -hmm. adesso <ride> sarà meglio riposare. Dormi tranquillo, bravo. Dormi tranquillo, bolo. Farò io il primo turno di guardia. Va bene. E quando vuoi che ti dia il cambio? Gran bracco. Ci siamo, Bolo. Ecco il Lungo Palo, la città delle elfe. Oh, guarda quanti lampioni. No. <Belarus> Le elfe, ci sono le elfe. Eh... È la prima volta che vedi le elfe, carino. Sì, signora. Cosa fate voi, elfe, signora? Vendiamo delle cose, tesoro. Quali cose? Vuoi vedere la lista? Uh, guarda, gran bracco! <ride> Hanno lo sgargatubo! Cosa sarà? Voglio lo sgargatubo! Dopo, bono! Mi <ride> sto aspettando! Allora voglio <ride> almeno il papero. Voglio il pigliapapero. Insomma, volo, mettila! <ride> <ride> e poi il pigliapapero migliore lo trovi in via della rasata. Davvero? E tu come lo sai? <ride> eh, me l'ha detto il cugino di un amico che poi è morto. Boh, gran bracco, venite presto. La regina Tamara vi sta aspettando. Queste le fa tutte Fabrizio le elfe. Okay. Tutte. Benvenuto, giovane Bolo. Vieni, porta qui l'anello. Sì, signora. Il momento è grave. Il male cerca questo anello per dominarci. Viva, <ride> Luiso per cortesia. Luiso. Riva il dovere. mi <ride> perdoni, maestà. <ride> Uomini, elfe, nani. Siamo Riuniti per decidere il nostro destino, ognuno parli per la propria razza. Inizi Nano, figlio di Nano, re dei Nani. <ride> Molto bene, Nano. Però non sono d'accordo da... sull'ultima parte del discorso. Io parlo per gli uomini. Il mio nome è Gran Bracco. Non l'abbiamo già visto in Via della Rasata? <ride> a fare il pigliafabrio esatto eh, lo sgargatube <ride> in questi tempi difficili tutti si rifugiano nelle fortezze le elfe a lungo palo gli uomini a vairo nani a colchia io dico che anziché fuggire dovremmo unirci e sconfiggere Bulbo una volta per tutte io parlo per le elfe il mio nome è Annabello ma chiamatemi pure Anna se il Bulbo cerca l'anello, arriverà prima o poi a palo, e allora nemmeno le elfe potranno fermarlo. L'anello non può stare qui, va distrutto. Allora, distrutto? Eh, ah, solo gettandolo nel fuoco del Monte Fuso dove è stato forgiato possiamo distruggerlo. Ma chi porterà l'anello fino a là senza timore di essere corrotto dal suo potere? bla 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 così sia Bolo il signore dei ratti sarà il portatore dell'arello. Eh io volevo solo sapere se potevo andare a giocare lui ha alzato la mano perché voleva sapere se poteva andare a giocare non ho sentito la frase però non mi sentite no 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 Aspetta, che non so, in, in live mi sentite ragazzi? Sì, io in live. Ma ora ci sentiamo, eh, magari scappata solo una. Eh, è probabile, probabile. No, ho detto, lui ha alzato la mano e quindi. Ehi, volevo solo sapere se, se poteva andare a giocare. Bolo, il viaggio sarà pericoloso. Così chi di noi verrà. Chi di noi vorrà, ti aiuterà a portarlo a termine, mettendo i suoi doni a tua disposizione. Hai l'altezza di un nano. Di nano. Hai l'altezza di nano. Eh. Hai la mia magia. Hai la mia spada. E la mia lancia. Mm. Ma tu non usi l'arco? Sì. <ride> 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 Molto bene. Il futuro della Terra di qua? Dipenderà dall'esito della vostra impresa. Voi cinque sarete ricordati come gli Amici dell'Anello. E questi sono gli adesivi da attaccare sul cavallo. Evviva! Tre razze, un anello, il signore dei ratti. Queste cose erano state legate insieme dal destino e le loro gesta sarebbero state cantate per secoli e secoli. Dai puh <ride> che esatto <cavolo? ride> Vai morte. Padrone. Padrone, prestimi, venite a vedere. Sto arrivando, sto arrivando. Cosa c'è, Sofferenzo? Cosa vuoi? Il pallavisore in pezzi. Come? Come è potuto accadere? Ne ho la minima idea! E adesso come potrò spiare le mosse dei miei nemici? Coraggio, padrone! C'è sempre l'eco di Ariulla! Col pallone in mano, no? Chi sarà stato a romperlo? Chissà, sì, eh. Sì. Mm, hai ragione, sofferenzo! L'eco di Ariolla! Dove il vento porta tutte le voci della terra di qua! Sì, quei babbei non mi sfuggiranno! <ride> E la sua risata dura solo 5 secondi. Come Morto. vai? Devo andare in bagno. Eh, Se no, avrebbe riso mezz'ora. Quella è durata poco. Il nano. Ci siamo, abbiamo raggiunto il crinale. Qualcuno può dire al nano di non correre sempre avanti. Ah, questa è lei. Sì. Giusto. Sì. Se restiamo in alta quota, possiamo arrivare al Monte Fuso attraverso il passo di Badignana. <ride> I servi di Bulbo ci cercano in basso. Non sanno che siamo quassù. Speriamo, Annabello. Molte sono le risorse dell'oscuro signore. Uh, chi è che dice aspetta? Eh? Ah, sono io. È mio! È mio! È mio! Gran Bracco! Che cosa succede? Gli era caduto l'anello, io... Io volevo solo raccoglierlo per lui. È mio. È il potere dell'anello. Lo corrompe poco a poco, lo lega a lui. Oh, guardate, ho trovato un soldino elfico sul sentiero. È mio, è mio, è mio. La mia mano. Con il coltello oh. non si stacca. Colpiterlo con una roccia. <ride> Eccoci qua su, padrone. Questi possiamo dire l'eco di Ariulla! Ciao. Non capisco, eppure c'è sempre stato. Si sarebbe stato. Ehi là! Ehi là! Ehi là, là! Ah no, funziona. Ciao. Non funziona, ti dico. E pure. Chi è il più stupido tra me, Bulbo. Bulbo? Bulbo. Sembra che funzioni. Chi è il più imbecille tra me, Bulbo. Bulbo. Bulbo? Bulbo. Funziona, funziona. Si Senti anche bene. Chi è più idiota tra me, Sofferenzo? Bulbo. 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 <ride> Vedete che funziona, ne ho abbastanza adesso. Aspettate, padrone ascoltate. Uh, questo mi sa che è Sedobren. Ah, no, sì. Badignana, che cacchio lo diceva? Era Bracco. No, era, era l'elfo vai Fabri. L'elfo, ok. Sì. Se restiamo in alta quota, possiamo arrivare al monte fuso attraverso il passo di Badignana. Molto bene. Pensavano di sfuggirmi, ma vedremo chi è più stupido tra me e loro. <ride> <ride> bellissima, bellissima E lui gli dice: Sì, ma con il paletto. <ride> La sapeva già. Il mondo sta cambiando, sei dobra in gocce, ora mi chiamano Gran Bracco, l'afroamericanomante. <ride> Afroamericanomante? Negromante non si può più dire. Eh, è vero. Lo so bene, gran bracco. Io fui cacciato, fui esiliato nelle terre di là. Io, Sedo Brengocce, lo stregone. Io che con un gesto della mano posso trasformare una donna bella e sensuale in un ramo secco e contorto. Non fu per quello che ti cacciarono? Già, <ride> eh, quando mi trovai nelle terre di là, capii che una grave minaccia stava arrivando in queste terre. Così sono tornato, rompendo il mio esilio. E adesso posso solo sperare di essere tornato in tempo, di essere stato più veloce. Ce la faremo, Sedobren Goce, non temere. Speriamo, giovane Bolo. Speriamo. Sedobren? Sì. Cosa c'è nelle terre di là? <susurra> <susurra> Mm. Senti il richiamo dell'anello, oh. Dici Annabello, cosa vedono i tuoi occhi da elfa? Bulbo ha aperto la stagione invernale, è impossibile passare. <ride> C'è solo un'altra via per avvicinarsi al Monte Fuso senza farci vedere da Bulbo. Attraverso le miniere di Corchia Le miniere ah, no, ecco, ecco. Le Era. miniere dei nani Sì questo è lui Sei contento nano? Ti portiamo in miniera Cosa ha detto? Fabri? Scusatemi No no è Fabri questo <coughs> Io sono È, bra è, bra è, bra è Bracco questo Gran Bracco Deve essere stato il vento Deve essere stato il vento Cosa c'entra il vento con mia madre? Il nano non parla, però si parla, non si sa. <ride> uh, ci siamo. Ecco l'ingresso ovest delle miniere. C'è un'iscrizione sulla porta. Entri. Cos'è? Una oscura parola elfica? No, è un congiuntivo. Ma certo, vuoi che non lo so? <ride> Entri solo chi non giudica un uomo dalla sua statura o gravi fatti accadranno a chi lo accompagna. Che significa tappeto? Guardate, il portone è già aperto. Come mai? Troppo a lungo non si sono avute notizie dei nani di Corchia. Troppo a lungo! I nani sono stati tutti frantumati. I nani, i nani. Sì, <ride> lo sapevo. Non li avete visti. Non abbiamo altra scelta che proseguire. Siate veloci e silenziosi. E forse riusciremo ad attraversare le miniere. Trovando sbarrata la via a sud, gli stolti dovranno passare attraverso le miniere di Corchia. Ma non sanno cosa li attende. Non usciranno più da lì. E quando saranno morti, tu, Sofferenzo, andrai a cercarmi l'anello frugando tra le loro ossa. Evviva! <ride> Questo <ride> luogo non mi piace. Ho come l'impressione che ogni tanto nel buio qualcuno mi tocchi il sedere. Strano, anch'io. Anch'io. <ride> e comunque, non sono stata io a cominciare. Ecco. <ride> Un momento sentite questo silenzio. È il nano. Presto, corriamo da lui, <ride> Nano. Siamo qui. Eh, no, no no è no. l'elfa. Siamo qui, nano! nano. Cosa succede? Nano Ticci. <ride> Calmati. Non capisco cosa stai dicendo. Si mangia tutte le parole. C'è una luce che si avvicina. Questa è l'elfa. Cos'è questo cupo ringhiare? I nani hanno scavato troppo in profondità, liberando quello che sarebbe stato dim meglio dimenticare per sempre. È lo Spezzananog. Fuggiamo. Arr! Il ponte di Lug. Lugan. Lugagnano, grazie. Ponte... <ride> sì, il ponte di Lugagnano! Se lo attraversiamo saremo salvi! Fatto! Ma. Un momento, Sedobren è rimasto indietro! Purtroppo ha quella corsetta incerta da anziano che. No! Vuole combattere lo Spezzanano? G Guardate! Ah! Io sono Sedobren Gocce! Leggi attentamente le avvertenze prima di affrontarmi. La data di scadenza è impressa sulla confezione. Allontanati dalla portata dei bambini. Sei controindicato nei soggetti ipersensibili e per, per evitare effetti indesiderati. Tu non puoi passare. Coraggio, sei dover... Cosa stai facendo, sciocco? Sono qui per aiutarti con la mia magia. Pesca una carta! Anzi, pesca una carta! Sedobren! <susurra> 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 Presto, con le tue ultime forze, afferro la mia mano destra! <susurra> Ah, ma che sciocco! Questa è la sinistra! Ecco, questa è la destra! Sedobren? Andiamo, bolo! Non c'è più niente da fare per Sedobren. Possiamo soltanto proseguire. Povero Sedobren, tutta colpa di questi nani e delle loro miniere. Cosa ha detto? Sarà stata una frana. Cosa c'entra la frana con mia sorella? <ride> Sofferenzo! Sofferenzo, vieni subito qui! Eh, Cos'è? Che cos cosa? c'è, padrone! L'eco di Ariolla è rotto! Come può essere accaduto? Un altro maledetto mistero! <ride> Come ha fatto a rompere un eco col pallone? <ride> Tuttavia, prima che qualcuno la rompesse con una palunata, ho udito ancora le voci dei vostri nemici! Davvero? Bravo Sofferenzo! Sono uscite le miniere, ma lo stregone è caduto! Magnifico! Senza sedo sedobrangocce saranno spaventati e disorientati. <ride> si rifuggeranno al fosso di lagrimone e li manderò, e lì manderò il mio esercito di orchi a schiacciarli! Eh? C'è tutto il pallichino allora... sotto, bellissimo. No, no Allora tu, Sofferenzo, andrai a cercarmi l'anello frugando tra le loro ossa. Padrone, sono stanco di frugare tra le ossa. Posso andare a spogliare i cadaveri con gli amici? Va bene, ma non fare tardi. <ride> Come un genitore. <ride> <ride> sì. Corrono invece i nostri eroi, che il tempo è contro di loro. Corrono per portare a termine la missione, perché senza l'aiuto di Sedobren sono perduti. Corrono giorno e notte, che le canzoni delle elfe danno loro la forza, finché il monte fuso è davanti a loro. Eh, Fabio... Grazie. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! C'è... Dov'è, Paolo? <ride> Sprac, Frac, Frac, Frac. Quando ci rimettiamo in viaggio, sono tre giorni che siamo fermi davanti all'uscita delle miniere. Io mi annoio, ehi, dico a voi. <ride> sono dei sassi. È proprio un imbecille. <ride> Ma guarda che buffo. <ride> Pensavo che queste rocce fossero i miei amici. <ride> ecco perché non ridevano quando gli raccontavo le barzellette che mi invento sul momento. Accidenti, adesso mi tocca andare a Montefuso da solo. Morte? Lo farete il sasso? Grazie a Dio, se ne è andato. Fai dire, vai a vedere, vai. A volte dura anche per noi rocce. <ride> Il posso di lagrimone. L'ultimo avamposto degli uomini prima delle terre selvagge. Senza di esso le orde di Bulbo sarebbero libere di invadere la terra di qua. <ride> eh, vai, vai fra. È un soldato. Ah, ok. Visto. Ci sono un uomo. Eh. eh. Ci sono un uomo, un nano, un elfa che camminano in fila indiana. Ah no, sono io questo. Allora, eh, che dico, dice la battuta? No. Boh. Ah, poi? No. Ah, la so già, non lo so. Boh, sì, forse sì. Non lo so, vabbè, è uguale. Andiamo avanti. E questo chi è? Allora, questi sono tutti personaggi nuovi. Plazzi sarebbe l'editore del fumetto. Lui ce lo mette sempre. Plazus in questo caso eh, lo facciamo fare a morte questo qui vai per Quindi questo quello, sovrintendente quello, quello che, no, no 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 tu sei l'altro questo lo facciamo fare a Francesco oh, okay. invece okay, per, questo okay. Okay. Vai. per questo sovrintendente per questo sovrintendente Plazus abbiamo bisogno di uomini per cercare il nostro compagno disperso ahimè nobili cavalieri temo di non potervi aiutare siamo rimasti in pochi sugli spalti di Lagrimone. C'è agitazione nelle terre selvagge. Bulbo ha creato un esercito per attaccare la terra di qua. Le incursioni degli orchi si sono fatte più frequenti e ci sono state molte perdite. Noi, pochi rimasti, facciamo il possibile perché tutto continui a funzionare come prima. Mi chiamo il locandiere che vi porta qualcosa da bere. Ah, che questi sono loro, ok. Ah, oh, ma erano loro, dice... perdonatemi, ah, no. erano loro questi. Sì, sì, okay. sì, sì. Che scemo, sì, sì, sì okay. Come vi dicevo, la nostra missione è molto importante per il destino di tutta la terra di qua. E noi siamo stati scelti direttamente dalla regina Tamara. Così... La... Dove è andato? Buongiorno, cosa vi porto da bere? Anzi, ah, no, è, se è, è, è sempre lui, è sempre ah, lui che fa lui. farà tipo 20 personaggi diversi solo lui. Buongiorno, cosa vi porto da bere? Io e il nano una birra. Per me è succo di foglia. Birra, foglia, benissimo. Arrivano subito. Ue, ue. <ride> Dicevate eh. del vostro compagno? Il, il nostro compagno si è perduto nei boschi attorno all'ingresso est delle miniere di Corchia. Ma è importante che lui possa... Oh, scusate un istante. Allora, con queste domande ci muoviamo? È importante, dicevo. Che lui possa. Ciao! Siete nuovi di qua? Gira al largo, Rosy, no? stiamo parlando! Ecco le birre il suo succo! Mm. Jojo, proprio. Giorgio, mm. bravo! Oh, ah. uh, mm. <ride> Cosa state guardando, padrone? Iaga! Sofferenzo, quante volte ti devo dire di non arrivarmi all'improvviso alle spalle? Quali spalle? <ride> Padrone, il vostro esercito è pronto a marciare sul fosso di lagrimune. Arr, arr, arr. Questi ne facciamo uno, uno per uno, nemici. dai, uno per uno. Ok. Vai, Fra. Uccidiamo i nostri nemici. Strappiamo loro le gambe e le braccia. Divoriamo le carni. Disperdiamo le loro ossa! Fra? Hai mica un assorbente con le ali? ci guardo! Evo <ride> <ride> eh, anche loro, eh! <ride> Erano orchesse, magari! <ride> Forse! Anche toscane per il ci guardo <ride> Eh sì, perché Ortolani anche è toscano! Ciguardo. Ortolani, se non sbaglio, è toscano o comunque ci ha vissuto per tanti anni, in Toscana, se non lo è. Miei orchi, è giunto il momento che i nostri nemici scoprano la potenza di Scurano. Roar! Roar! Come hanno chiamato le nostre lande riarse e desolate? Terra selvaggia! Terra selvaggia! Terra eh. selvaggia! E quando avremo bruciato i loro campi e distrutto le loro città, come chiameranno allora le loro lande riarse e desolate? Terre selvagge, no! Eh, dai, ah, già, sì. è vero! Eh sì, sì, è vero! Eh sì! Io, io, volevo io lo volevo! Prima, sì. ma poi... <ride> Sofferenzo, hai fatto il test di intelligenza agli orchi? Sì, padrone! E cosa è il risultato? Il 30% di loro è incinta! <ride> Accidenti, non riesco a trovare la strada per Montefuso. Per sbaglio, ho preso la mappa della spada di Shannara. <ride> L'avevo dimenticata questa. <ride> <ride> uh, questo, 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 chi lo vuole fare lent? Se vuoi faccio io. Vai, vai, vai. Ti sei perduto, piccolo amico. Ehi! È la prima volta che incontro un albero che parla e si muove. Io non sono un albero, sono un barbusto. Ah, beh. Ah, no, ok, sei sempre d'accordo. Uh, a ben guardare troverai altri come me nella foresta notare l'albero e la fascia di cane rio numerosi ma ormai il mondo è cambiato e poco a poco stiamo morendo tutti come mai? andiamo in motorino senza casco <ride> uh, e tu chi sei piccolo amico? Io sono il signore dei ratti, uno stregone. Davvero? Guarda, ora estraggo una colomba dal mio fazzoletto, eccola qua. Non sembra una colomba. Perché è verde, in <ride> <Ramoccio. ride> Forma di colomba, secondo lui. È una roba vecchia di Rat, ma c'era un numero in cui ci provava con Jessica Loveball, scritto proprio Loveball che sarebbe sta mega modella, tipo Pamela Anderson, e praticamente andava da lei in spiaggia, si soffiava il naso e le faceva vedere il fazzoletto. E lei, imbecille come lui, faceva "Oh dio, guarda, una medusa! E da lì cominciavano a parlare e si mettevano insieme. <ride> Bellissimo. Questo da Ratman normale, eh? dal, dal settimanale, No, dal men mensile, cos'era? Bimestrale, mi ricordo neanche più. Quando lo, quando lo leggevo tanti anni fa. E che chiedeva. È vero che andava allo shack sulla spiaggia, al barettino sulla spiaggia d'estate. E gli chiedeva una ciotola di brodo. chiedeva Una ciotola di brodo caldo del Ferragosto, tipo in spiaggia. Bellissimo. Bellissimo. Dimmi Barbusto: conosci la strada per arrivare al Monte Fuso? Certo, sali le scale e la troverai. Grazie, Barbusto. Addio. Addio! Ma quello non era l'idiota che rovina le piante? Sì? E lo hai aiutato? Ah no, era il contrario. Eh. Sì, lo Ma quello io. non no. era l'idiota che rovina le piante? Sì! E lo hai aiutato? No, l'ho mandato alla grotta del ragno. Andiamo a fare un giro in moto? Ok! Senza casco, ovviamente. <ride> Guardi, sovrintendente! Le elfe sono venute in nostro soccorso! C'è ancora via della rasata? <ride> Maestà! È bello avervi al nostro fianco in questa ora disperata! Gran bracco! È arrivato il momento che gli uomini e le elfe si uniscano! Evviva! Per combattere Bulba. Ah, <ride> Maestà, le elfe sono contro la guerra. Come le avete convinte a venire qui? Avete raccontato loro dell'antica alleanza tra i nostri popoli che andava onorata ancora una volta? No, come pensate di respingere l'assalto degli orti? No, C'è la, la frase sotto: ho detto che. Ah, ecco. Ho detto che al fosso di lacrimone c'erano i saldi. Eh, ok. Attorno. Come pensate di respingere l'assalto degli orchi? Stiamo. No, non sono... è morte, Stiamo preparando una trappola. <ride> Chiuso per ferie. <ride> ecco laggiù il Monte Fuso. Ora devo solo attraversare le terre selvagge e poi potrò gettare tra le fiamme il mio. Il mio. Oh, che sciocchino! L'ho lasciato. Ho lasciato l'anello in uno dei due sacchetti in fondo alla scalinata. <ride> Guardate la scalinata chilometro. Ah, ah, ah. Gli orchi ci attaccano. <ride> Chi lo fa quello che parla di orco? Allora aspettiamo. Allora, di spingere. spingere Ok. Oh, <ride> <ride> ah! sovrintendente. Maledetti. Maledetti. Non no, <ride> ce la pagheranno. È il cuoco. Non <ride> Tirate. Stretch, 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 stretch. Stretch. Ma perché aveva? Ah, ok. Lui e la sua stupida maglietta. Stavo vedendo, vedere ma perché c'ha un bersaglio? È una t-shirt. Sfionda. Notare che lanciano un dado, attenti. <ride> hanno lanciato il dado. <ride> Chi lo fa questo, tutti giù. A morte oh, vai. Tutti giù! <ride> Cosa è uscito crash 3. Ah, e tre muoiono, capite? Uscito tre, allora muoiono in tre. Ah! <ride> <ride> Eccomi di nuovo in cima con il mio... Deve essere nell'altro sacchettino. imbecille. <ride> <ride> ah! Avanti, avanti! Vai, sempre Andante. te morti, vai, vai. Nonostante i nostri sforzi non riusciamo a sfondare il portone. <ride> e va bene e va bene allora passiamo dalla tendina di perline che è, è un nemico naturale degli orchi no certo. sono, entrati, sono, entrati, sono entrati Sono entrati stanno per no oh, un, un momento. momento se ne vanno cos'è che li ha fatti fuggire, che li ha fatti fuggire. <ride> avete visto il nano fantastico Bellissimo. Ah, 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 ah. Maledetta scalinata. Maledetta scalinata. Maledetta. <ride> Dal fosso di lagrimone mi giungono gli occhi di una battaglia. Devo, devo essere veloce. Niente deve più distrarmi dalla mia missione. Eh, chi lo vuole fare? Il ragno? Entra, oh, sì. giovane Polo. Ah, bene, entra bene. un momento, lascia che ti parlo. Che ti parlo? È eh, perché il ragno è famoso per sbagliare i congiuntivi. <ride> è davvero è un nemico di Ratman. Il ragno, proprio si chiama. Eccomi. Oh, che buffa creatura. Chi sei? Io sono il ragno, figliolo. Sono il ragno che. Che. Santo cielo, cos'è questo odore? Oh, deve essere il mio panino al tonno. Quello che ho mangiato ieri l'altro. Cosa vuoi, simpatico ragno? È molto semplice, figliolo. Tu stai facendo il signore dei ratti. E presto, quando la storia sarà finita, la pubblicherai. Ma chissà quante cose non hai potuto mettere in questo albo a fumetti. Quante idee, quante battute, quante paginette sono rimaste sul tavolo del per mancanza di spazio. Beh, sì, abbiamo tagliato alcune parti perché sennò la storia veniva troppo lunga e allora. E allora, perché non pubblicare tra un anno una versione estesa del Signore dei Ratti? Basterà solo aggiungere le parti tagliate. Tutti la compreranno e ci daranno altri soldi. Oh no, mi sono invischiato in qualcosa di malvagio! L'ho capito solo adesso che vedo pendere dal soffitto corpi da cui è stata succhiata ogni goccia di linfa vitale un cane, uno scoiattolo e un lettore di Ratman con in mano una copia di Ratman Color Special. Che praticamente era Ratman lo ristampavano a colori. Semplicemente la stessa mm. roba. <ride> Non posso muovermi, i miei amici stanno per essere uccisi dagli orchi. La strada per il monte fuso è ancora lunga e l'anello non è stato distrutto. Come posso fare? Come? Come? Dai <ride> Fabri? Oh! Oh, oh no, Annabella! Ah no, no, quello sono io in realtà, mi sa. No, no, è sempre Bracco, è no, sempre sono Fabri con i suoi due sento. personaggi. È la sì. fine per me, gran bracco. Ti chiedo solo di esaudire un mio ultimo desiderio. Quale? Baciami, ma io. Ehi! Ma questa freccia non ha la punta! Davvero? Ora mi sento molto meglio! All'attacco! <ride> <ride> ah? eh, questo è il sovrintendente, morte. Ah! Oh no! Annabello! E questo di nuovo è Annabello. Eh, Fabri, è non fine per me il sovrintendente le chiedo solo di sodire un mio ultimo <ride> desiderio <ride> non resisteremo ancora a lungo le mura stanno per cedere siamo decimati siamo siamo salvi guardate lassù sulla cima del monte è, è Zorro. Zorro sempre Fabri? no più a destra e sei dobren in gocce tutti insieme? E sei in gocce! Ah, C'era anche Zorro. Zorro in quel momento, per qualche motivo. C'era anche Zorro. È <ride> così, tanto bene. Eh, vai, vai, Terzibili. se, 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 se <spe> Fabri. E sei in gocce con i cavalieri di Vairo! Ci saranno più di 3.000 cavalieri che scendono dal monte, come un'onda di marea. 10.000 orchi vanno loro incontro. 10.000 è no. l'altra. È l'altra. Sì. Diecimila orchi vanno loro incontro urlando. È uno scontro pauroso. Guardate: i cavalieri attaccano da tutti i lati. Gli orchi non riescono a sostenere l'attacco. Una nuvola di frecce respinge con rinnovato vigore i nemici arrampicati sulle mura. <ride> Gli orchi sono allo sbando: indietreggiano, fuggono. È finita. La battaglia è finita. I cavalieri sfidano un corteo sotto le mura, acclamati mm. dai superstiti di Lagrimone. Certo che è imbarazzante. Quando Ortolano Ortolani. non ha voglia di disegnare, è Già, <ride> genio. <ride> eh. Siedobren: Se Sei proprio tu. Ma, ma come? Bravo. Bra? Oh, scusami, non sono pensato ah te. sì 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 scusami scusami oh, 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 oh. si sì, gran bracco sono io e questa freccia è... eh, si sì, ed è di nuovo Annabello sai dove dovre... <ride> è nudo si sì, mi sì. sa che a lui gli ha chiesto un pochino ma... di più di un bacio <ride> eh, ma, <ride> ma <sono> alla punta <ride> bellissimo fantastico quando caddi dal ponte di Lugagnano, precipitai negli abissi della terra, lottando con lo Spezzananog per giorni e giorni. Alla fine prevalsi sull'immonda creatura, ma giacevo come morto. Poi sono stato salvato da un sarto e un parrucchiere, gentilissimi e con ottimi prezzi. E così sono andato a Vairo a cercare aiuto. Ma ditemi di Bolo: dov'è? Eccomi alle pendici del Montefuso. Ora devo solo arrampicarmi in cima e gettare l'anello nella lava. Ehi! <ride> e... Ah no, questo è. Chi lo vuole fare? Oh. Il, il. così, no? La creaturina. Faccio io, sempre. Vai, vai. Ehi, come hai fatto a liberarti dalla tela del ragno e ad attraversare le terre selvagge piene di orchi? <ride> oh, beh, lo vedrai nel Signore dei Ratti versione estesa. <ride> ha fatto il patto con il ragno, praticamente. <ride> Il mio esercito sconfitto e nessuna traccia dell'anello! Dov'è il portatore dell'anello? Dov'è? È mm. Mm. E là! È lassù! È lassù! Prendetelo! Prendetelo! Padrone, calmatevi! Avete l'occhio fuori dall'orbita! Eh, ci siamo! Questa è la fine del viaggio. È tempo che questo fardello sia tolto dalle mie stanche spalle. Oh no, mi hanno raggiunto! Fermi, palla di fuoco! <ride> Sedobren! Gran braccio! Se non volete assaggiare la mia spada, so un e po' ben. di ferro. Annabello! Indietro, se non volete assaggiare, induril. <ride> È la tua spada? No. Esatto, meglio di no allora. Nano! Hai notato come si avvolgare il nano? È una cosa inascoltabile. Avanti, Bolo. Getta l'anello. Gettalo. Vorrei farlo, ma l'ho trovato io. È mio. È il mio tesoro. Sì. Combatti il suo potere, non cedere alle sue lusinghe, non farti tentare dalle offerte, non gettare il tuo vecchio anello. Noi del Minas Market te lo supervalutiamo. <ride> Offerta valida fino al 18-1 sull'acquisto di un anello nuovo. Outmin Conch. <ride> io, io. Coraggio, Bolo! Avanti! Forza, ragazzo! <ride> Entrava l'orco. <ride> Bolo! Io! Io! Cos'è? Piropi, piropi? Ah, sì, ok, è un cellulare. Piropi, pi, pi, piropi! Pi, pi, piropi, pi, pi, piropi! Piropi, piropi! Piropi, piropi! Piropi! Fa? Pronto? Sì, sì! Scusa, ti posso richiamare più tardi? Sì, ciao, ciao, ciao! Improvvisamente gli orchi, Bulbo, perfino eh. i cavalieri e le elfe se ne vanno. Tutti vogliono vedere l'oggetto con la musica che usava l'orco. E l'anello, l'ultimo anello, viene dimenticato. Ehi, cosa succede, Sedobren? Sono tornato troppo tardi, Bolo. Troppo tardi. Alla fine, anche nelle terre di qua è arrivata la tecnologia. La tecnologia? Speravo di impedirlo. Mi sono inventato la storia dell'anello per creare nuovo interesse intorno alla magia, ma non ha funzionato. La tecnologia è più facile da usare della magia e, e la vorranno tutti, così piano piano la magia sparirà per lasciare il posto a una nuova era. Il mondo è cambiato. Allora l'anello non è magico, lo devo gettare? No. E tenerlo se vuoi. E cosa c'è scritto qua sopra? È in inalfico. C'è scritto non adatto ai bambini di età inferiore a tre anni. Sofferenzo, ti rendi conto delle immense potenzialità che un oggetto come questo porterà nelle nostre vite? Pronto tesoro, butta la pasta che sto arrivando. Ah, <ride> stupefacente. E con questo modello si possono fare anche le foto? Fermo così, padrone. S -s Siete venuto con l'orecchio chiuso. L'occhio. L'occhio chiuso, c'è cioè solo chiuso. quello. Amici, ah, ah, ah. su queste rive si scioglie la nostra compagnia. Il mio compito nelle terre di qua è terminato. Ritorno nelle terre di là. Anche perché devo leggere le mie email, devo scaricare gli aggiornamenti dell'antivirus e devo masterizzare un DVD per un mio amico. Non c'è dunque niente che uno stregone potente come te possa fare contro la tecnologia. A kazabum, a kazabum, sim, sim. E questo è un modello trial band che... <ride> <ride> No, amici, purtroppo non c'è niente da fare. Addio, Gran Bracco, addio, Annabello, e congratulazioni per il vostro matrimonio. Grazie, Sadobrengoce. Non ti dimenticheremo. Addio, Nano. No, non dire niente. A volte le parole non servono. <ride> e addio a te, mio giovane Bolo. Possa la magia in cui hai sempre creduto non lasciarti mai. «Sedobren, io... pesca una carta! È il sette di fiori! È il sette di fiori!» «Addio, Bolo!» Così <ride> se ne andò Sedobren Gocce. Quello fu il suo ultimo viaggio nella terra di qua. Dopo di allora, lui e Bolo si sentirono solo tramite sms. Eppure, nonostante avesse fallito la sua missione, nessuno poteva affermare che Sedobren se ne stesse andando con il cuore gonfio di tristezza. Anzi, quando si voltò verso di loro per l'ultima volta, pareva quasi che stesse sorridendo. Oh, Ci aveva preso, incredibile. Fine. 2004, 2004. Allora sta razza ed anche ancora prima, quindi... Come dicevo, 2003 o addirittura anche, anche di più, anche 2003 del eh, 2002, perdon. Sì, no, torniamo le battute del nano erano quelle peggiori. Eh. Eh, le più belle, dai, bellissimo. Eccolo qua. Ma nel 2004 era già uscito il ritorno del re. Sì, dai. erano usciti tutti nel 2003. Eh, Avevano fatto 2001 la compagnia del Nello, 2003 tutti e due gli altri, come Matrix nello stesso se non ricordo male no è passato un casino di tempo tra il 2 e il 3 allora il, mi il, primo, era, il primo era del 2001 il secondo mi sa che il secondo è uscito nel 2002 e il terzo è uscito nel 2003 una roba del genere si sì, è 2003 il ritorno del re eh appunto e allora le due torri era del 2002, tipo, cioè è uscito tipo l'anno dopo perché le due torri e... cioè l'hanno girati tutti insieme i sì, esatto. film praticamente back to back. Esatto, si dice. Esatto. Così come Matrix, che nel 99 è uscito il primo, e poi nel 2003 sono usciti praticamente entrambi, se non ricordo male. Cioè tipo sì, uno, uno a inizio anno e uno inizio... a ah, fine anno, tipo, il Reloaded e Revolutions. O, o comunque tipo fine 2002 eh, Reloaded e primi 2003, na... o oh, no, forse Natale. 2003 e il Revolution, insomma, al tempo usava a fare queste trilogie tutte insieme. Sì, Revolution e Starrazz del 99. Io... Ah, ok, 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 ok. Ok, allora mi confondo con Starraz episodio 1, che forse allora era uscito tipo nel bo, 2001, 2002, 2003, qualcosa così. Perché poi alla fine, eh, mm. avete visto prima nel sottotitolo c'era scritto, no? È un'esile speranza. Se pensate ci siano segue, leggete il sottotitolo. In realtà ho scoperto che ne ha fatti 6 di Starraz. Quindi soprattutto Ma li dai. ha fatti uscire l'anno scorso anche su, basati sulla sequel trilogy, che mi immagino faranno ridere. Ho già visto che sia Finn che Poe sono entrambi tipo Annabello, quindi mm, ho, già, ho già... No? Meraviglioso. <ride> ho già <ride> paura <ride> della Sono tipo elfi, insomma, Che l'elfo, l'elfa praticamente, dov dovete sapere, sarebbe basata su Cinzia. Che sarebbe un postino transessuale innamorato di Ratman. Nella storia. <ride> che ci prova in tutti i modi, però a Ratman non piace perché gli piacciono le donne. E quindi, Ciao poverino, allora. è, è sconsolato. Diciamo così. Bellissimo. Allora, vediamo che ora abbiamo fatto. Ancora è presto. Se avete voglia, possiamo farci un pochino di venerdì 12, ma dopo un'altra piccola pausa. Okay. Eh, oddio, dai. va bene. Dai, sì, possiamo Una... un pochino. Qualche, qualche altra decina di minuti, insomma, niente di che. Dai, sì. Eh, torniamo tra poco, allora, ragazzuoli. Eh? Ragazzuoli. Yeah. a ah, tra poco. Tornati, eccoci qua. Eccoci, eh, vediamo se mi sentite. Sì sì, 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 sì. Allora, adesso abbiamo il bellissimo venerdì 12. Io ci sono particolarmente legato anche perché l'ho seguito fino alla sua fine, fino alla sua conclusione. È un'opera fantastica che all'inizio veniva pubblicata dentro Ratman. Come, come filler, diciamo così, perché era una paginetta due ogni storia, una roba del genere, non era granché lungo. E poi alla fine, insomma, gli ha dato una giusta conclusione meravigliosa. C'è sempre una morale, un po' come quello che avete appena visto. Allora, io mi dividerei così. Giuda, che sarebbe il servitore, che è uguale al servitore del cattivo lì, del signore dei ratti, lo farei continuare a fare a morte bianca. Poi. Io mi farei Aldo, che è il mostro protagonista. La narrazione la darei. Fatemi pensare, la darei. La darei la darei, la darei a... li alterniamo ogni storia, mm, li alterniamo tra amico diverte e fantasmo mondico. Okay. ok, e poi durante la storia, se ci sono altri personaggi, ve li. Se uno narra, il personaggio lo fa l'altro e viceversa. Il personaggio in più rispetto oltre a Giuda e ad Aldo, oltre al mostro servitore, se ci sono personaggi femminili o maschili, li, fate, li può fare Fabrizio. questo cioè, quest'adulto, chi lo fa? Quello che baffi. Ecco, a questo punto lo faccio narrare a te, Fabri. Quindi lo fa eh, Francesco il personaggio. Ok, quello coi baffi. Eh sì, se scorri giù, poi c'è. Sarà, sarà... Non so chi c'è. Ah, Ok, ok, ho visto, ho visto. Comunque sì, sì, sto perso... Ah sì, sì, è il, è il vicino, è il vicino. Ok. Allora, quando vuoi, okay, Fabri, uh. poi, poi te feste sei il narratore in questa, in questa storia qui. L'orrenda Genesi. Venerdì 12, l'orrenda Genesi. Il respiro affannoso, pesante, dietro la maschera. Il passo incerto, strascicato. Le mani come artigli che arrancano lungo le pareti. La creatura raggiunge il cornicione, gridando nella notte il suo dolore. Maledetti! Quando vi deciderete a mettere l'ascensore in questo grattacielo? <ride> Poi scompare in ciò che chiama casa e forse per stanotte l'umanità potrà dormire tranquilla. Lo stesso non si può dire per quest'essere. Tormentato da un unico pensiero. Bedelia, mia dolce Bedelia, perché? Perché? Lentamente si toglie la maschera. No, no! Non posso sostenere la vista della mia deformità! È una delle due cose che non posso sostenere! L'altra è la fattura del vetraio. Quindi, raggiunto un imponente organo a canne, Sfoga sui tasti tutta la sua frustrazione. Lo senti. È tornato. Riconoscerei quella spaventosa musica ovunque. Eh, fallo te vai Fabri, la ragazzina. Okay. Via, papà, è solo tanti auguri a te! <ride> sì, ma la suona da schifo. Usa l'organo a canne come un banjo, Poverino. Forse potrei insegnargli io. Dunci Stella, ti proibisco di avvicinarti a quel tipo. Sono stato chiaro. Sì, papi. Per oggi basta così. Cento mm. grazie per il peggio, è certo che sembra un peggio. La mia ferita è stata riaperta abbastanza. La nostra storia era bellissima, come un film. E questi li rifacciamo tu. sempre noi gli stessi. Tu devi partire con Victor, tu appartieni a lui. Ah, oh no, a oh no, non io. Casa a Casablanca. Sì, sì. sì, sì. Mm -hmm. Ma che fai, Aldo? Piangi, sei scemo. No, amore, è così straziante. Lui la fa partire anche se ne è innamoratissimo. Casa Casablanca, che pizza, eppure in bianco e nero. Non potevano colorarlo al computer? Due o tre cinefili furono colti da improvviso malore. <ride> <ride> esatto. <ride> ma non me ne facevo un problema, un giorno lei avrebbe apprezzato questi capolavori. C tempo per vedere Melrosplay. Madonna, ve lo ricordate quando lo sì, non no, che lo guardassi, questo. ma che lo trasmettevano? Quando eravamo bambini, forse morte non, ancora non era abbastanza grande. No, no, grande non ho idea. per ricordarlo. Io me lo ricordo di nome, ma non. Esatto, mi ricordo, me lo ricordo esistente nella programmazione perché non l'ho mai visto. Dopo, dopo sì. Beverly Hills, mi dicono. Eh, eh, bravo, sì, mi sa di sì. Il problema era vivere così a lungo da arrivarci. A volte fantasticavo se Bedelia mi avesse lasciato. A volte fantasticavo se Bedelia mi avesse lasciato, non avrei fatto una piega, davvero signore. Ma avrei avuto per lei un'ultima frase che le sarebbe rimasta impressa per il resto della sua vita. Non possiamo più vederci, Aldo, mi dispiace. Amare significa non dover mai dire mi dispiace. Come in Love Story, mitico. Con me lei faceva tutto ciò che voleva. Stasera non posso venire, Aldo. Esco con due ragazzi. Ah, ok, esco sì. con due ragazzoni africani simpaticissimi. Non ti dispiace, vero? A me figurati, non volevo apparire razzista. Era giusto che avesse la sua libertà e la sua vita, le sue esperienze. Vomitai tutta la notte. Comunque, era un rapporto paritario, anch'io avevo la mia vita, mica pendevo dalle sue labbra. Pronto? Pronto? Ah, buonasera dottore. Sì, facciamo domani. No, no, nessun problema. D'accordo, sera. Ah. Il, 12 Il 12 di quel mese. Sono io, se tu. Ah, qui. sì, scusami, sei tenere. Ah, no, però sono sempre io, in realtà, perché alla fine eh, poi. Adesso sì, è lui che sta raccontando. Il 12 di quel mese, un venerdì, Bedelia avrebbe compiuto gli anni. Uscì alla ricerca del regalo, un Carion con la Nina Nanna di Brahms. Il mio compleanno. Davvero? Mi Oddio! Usate, sì, sì, sì. Girai tantissimi negozi, ma nessuno aveva ciò che cercavo. Uh, Fabri? Uh, Carion non ne ho. Ah, ma io devo fare quindi questo tizio? Sì, fai, questo, fai anche questo tizio. Okay. Carion non ne ho. Va bene lo stesso? Questo cuscino con la pernacchia? Lei è così romantico. Mm. Ero disperato. Fu allora che vidi in quel vicolo quella piccola vetrina male illuminata. Eh, questo, ecco questo è Francesco, questo è Francesco. Ah, ok. È un Vincent Price ecco questo. <ride> eh, Vincent Price chi è? Era quello che faceva. Era, era un attore inglese con la voce bellissima così. Eh, Attore eh, horror dei veramente. film degli, della Hammer ha fatto uh, anche Dracula Ecco qua. Eh. Okay, esatto, okay. esatto, Ecco qua. Il più bel carrion con la ninna Nanna di Brahms. Stupendo. Quanto costa? Niente, lo prenda, è suo, ma stia attento, se lo regalerà a una donna che non la ama, lei si trasformerà in una creatura ripugnante e tale resterà per il resto dei suoi giorni, a meno che non riesca a regalarlo a un'altra donna innamorata di lei, oppure a scelta, a meno che non uccida. Una giovane vergine. Vecchietto gentile, ma come il carion, un po' suonato. Quella sera chiamai Vedelia. Mm -hmm. Va bene, Aldo, io stasera esco a festeggiare con le mie amiche, ma prima dobbiamo sicuramente vederci. Passa stasera alle 9.25. Quando arrivò era bellissima. Toc, toc. Ciao tesoro, a che ora ti trovi con le tue amiche? Alle 9.30. <ride> <ride> Mi parve di cogliere un velato messaggio. C'è qualcosa che non va? Sì, ti lascio. Sei un rompipalle incredibile! E non ne posso più di averti tra i piedi tutte le volte. Era evidente che ci soffriva. Faceva fatica a trovare le parole. Sei proprio uno strazio, anzi, un tormentone, ma, ne... ma, nemmeno. ma nemmeno sei soffocante. Ma nemmeno sei soffocante. Ah, ok, ma nemmeno sei soffocante scesi dall'auto ma, ma Bedelia che ne sarà di me? francamente me ne infischio come in via col vento mitico esatto <ride> <ride> poi avvenne il mio corpo i miei lineamenti subirono l'orrenda trasformazione predettami dal vecchio mentre dal carion caduto a terra uscivano le note della ninna nanna di Brahms ahhhh <ride> Corsi al negozio in preda al terrore. Sono un mostro, sono un mostro! Eh, Fabri? Faccio lei, quindi? Sì, la vecchietta. E le pare il caso di farsi tanta pubblicità? Perfetto. Ma il negozio non mm. c'era più. Come se non fosse mai esistito. Gridai allora al cielo tutta la mia disperazione. Oh, Dio, no! <susurrugli> <susurrugli> Decisi che un lamento sussurrato andava più che bene. Una mano si posa sulla spalla della... De ah no, qui, qui sei te il narratore, va. Oh, ok. <ride> Una mano si posa sulla spalla della deforme creatura, strappandola al limbo dei ricordi. Giuda! Ah no, no, c'era la battuta di, di morte bianca, scusami. Padrone. Ah, giusto. Giuda. Um, uh, mio... Sotto, sotto. Padrone. Ah, no, Padrone, non dovevate amareggiarvi continuamente, non dovete amareggiarvi continuamente. Giuda, mio fedele servitore, solo l'amore di Bedelia o il sangue versato di una vergine potranno restituirmi il mio volto. Avrei preferito qualcosa di più semplice che so, fare la ceretta a un gorilla. Un giorno ci riuscirete, padrone. Non angustiatevi per il vostro aspetto. Non è poi così deforme. Ah, vedete, vi ho fatto sorridere. Quella non è la bocca, imbecille! Le <ride> <ride> ah, notte di tanti auguri a te e ancora una volta nella notte, fino a quando il sortilegio non verrà spezzato. Oppure fino a quando i vicini non spezzeranno le dita ad Aldo. Bene, fine dell'episodio. Facciamone un altro, poi, poi basta, va. Interi, questo, me lo, questo ce lo narra Fabrizio, sì, Francesco, e Fabrizio ci fa invece i personaggetti vari e Rimaniamo io su Aldo e morte su Giuda, ok? Ok, oh. venerdì 12. La dimenticanza. Le tenebre calano sulla città portando in dono l'oblio. Ma non a tutti, questo è, questo è Fabri eh. tesoro, non senti anche tu qualcosa come un lugubre e solitario lamento di una creatura infelice provenire dalla cima del grattacielo? Sono sempre io qui, o sei tu? Sì, è il marito questo, sì, vuoi farlo te? Sì, sì. Dormi, amore, sarà il vento che passa veloce, o la voce degli innocenti che cercano giustizia nel mondo. Lo sai, la notte è così misteriosa. Bedelia, mia dolce Bedelia, perché mi hai lasciato? Perché? Non ricordi più quanto siamo stati felici insieme? Eppure è stata una mezz'ora bellissima. Ah, Bedelia. Mia dolce bedelia. Giude, la cena è servita. Grazie, Giuda, mio fedele servitore, ma questa sera non ho fame. Ma dovete mangiare, padrone. Guardatevi, avete un aspetto che fa paura. Giuda, mio brillante servitore, io sono un mostro! Che cavolo d'aspetto dovrei avere? E ho perduto la donna che amavo e un'oscura maledizione mi ha trasformato in un essere ripugnante. Non ho voglia di niente se non di perdermi nella non esistenza. E tu mi parli di mangiare? Hai fatto le cricchette di pollo? <ride> Ma ti perdono, mio buon Giuda, è evidente anche guardandoti che non hai mai avuto problemi di donne. Strompalank! Ti ho trovato! Finalmente! Amami ah, ah, <ride> Giuda! Sono tua per sempre! Vuoi il mio corpo? Usalo! Prendilo! Ma non mi lasciare! Non mi lasciare! <ride> Scratch! <ride> ah. Mi scusi, stava dicendo! Esatto, Eppure lui ha le donne, tra te. Bedelia! Bedelia! Basta, padrone, basta! Non posso più sopportare di vedervi in queste condizioni. Andrò a leggere il giornale in camera. Ecco, grazie. Mi dispiace, mm. Giuda, ma sento un dolore terribile che mi stringe le viscere. L'amore è spietato! Parlavo delle crocchette. Volete smettere di soffrire? Dovete dimenticarla, padroni. E io so come farvi avere la dimenticanza. La dimenticanza? È una magia, padroni, che mi ha insegnato mia nonna Agatha Urnussen Von Cro... Una magia, badate, che funziona una volta sola. Mi ripete a in un campo... Eh... Furtando con voi una manciata di sale. Il sale ripresenta le lacrime. Bedelia, 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 Bedelia. La terrete in mano davanti a voi e pronuncerete il nome di Bedelia per 18.722 18... volte di seguito. Bedelia, 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 Bedelia. Fatto questo, getterete il sale dietro di voi e così facendo lascerete alle spalle tutto il dolore e eh, l'altra come se non fosse mai successo. Bedelia, bedelia, bedelia... Be Ragazzi, stasera ho la casa libera per il poker. Il mio padrone è fuori per la cerimonia della dimenticanza. Eh, eh. Fra, fra, fra. Quella dove tieni in mano una manciata di sale e ripeti il, il nome tre volte. «E diciotto settecento ventidue!» «Addio, Bedelia! Sparirai per sempre dalla mia mente!» «E con te tutto il mio dolore!» «Scracapuff!» Oddio, è tornato normale. Che cosa? Dove mi trovo? Cosa mi è successo? Mi sento strano, ma ho come un senso di libertà, di gioia, come se la vita fosse ancora meravigliosa! Non mi ricordo cosa facessi laggiù, ma non mi importa! Sono di nuovo Aldo! Sono tornato a vivere!» E la mia faccia è bellissima! È bellissima! Non è bellissima? Tenga, quando ha tempo mi chiami. <ride> e l'aria, l'aria ha ancora quel profumo di nuove promesse, di nuove sfide, di. Eccomi a casa! Era un oculista, esatto. A casa, pronto a ricominciare. Oh, Gesù, è stupendo! Sì, pronto? Padre, sono io, Giuda! Volevo sapere se eravate riusciti a dimenticare Velia, Bedelia. Scracca puff. <ride> Padrone? Pronto? E Fabri? No, no, scusami, ah, no, vai... Io. Sì, eh, farà sì. sì. E le tenebre calano sulla città, portando in dono l'oblio. Ma non a tutti. Tesoro, non senti anche tu come violenti colpi di mazza da baseball provenire dalla cima del grattacielo? Sì. <ride> è, è, è lui che sta prendendo Ammazzate Giuda. <ride> Fine dell'episodio. Oh. Volete farne un'ultima o che andiamo bellino. a letto? Eh, per me va bene. Se, se volete, potete continuare voi e vado io, ragazzi. Non c'è problema. Tanto Vabbè. io dovevo andare. Proprio adesso, adesso. Va, bene, va bene. Chi rimane allora, ragazzi? Salutiamo morte Bianca fatta. Intanto. Va ok, bene, Allora, salutiamo Morte Bianca allora, vi Grazie di essere stato con Grande, noi come sempre. E, e quindi alla prossima live vedremo insomma, sì, assolutamente. Sì. E buonanotte. Buonanotte, Notte. Morte. Eh, allora, buonanotte, buonanotte a tutti e ragazzi, e a tutti voi che ci ciao. seguite. Buonanotte, ciao, ragazzi. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Buonanotte, ciao bello. Allora, qui ci dividiamo. Come ci dividiamo? Eh, facciamo che eh, stavolta faccio io Giuda. Ok, eh, Sto guardando che storia è questa Ok ehm, allora Fabrizio ci fa ehm, Fabrizio ci fa i personaggini e, e la narrazione E Francesco ci fa Aldo Il mostro Ok, okay. Vai comincia pure Fabrico Vuoi il chiamare titolo, il titolo? Eccetera. Sì sì Vai, eh, io solamente vai. il titolo e basta, perché poi qui iniziate subito a parlare. Sì, esatto. Poi dopo c'è Bedelia. Ci sono dei personaggi. Però sì, per ora venerdì 12. È... La telefonata mi è partito Discord. Che vuol dire? Pronti? Pronti? Sì, ok, no. adesso vi dico. Ah, no, ok, okay. Vai, vai quando vuoi. Venerdì 12. Cioè... La telefonata. Okay. Non lo so, Giuda. Non lo so. A volte mi sveglio pieno di speranze. Altre volte depresso, scontroso. Non vedo futuro. Ha provato con le prugne della California, padrone? Da quando Bedelia mi ha lasciato, la mia vita è un inferno. Perché, perché mi hai lasciato? Perché? Eravate troppo diversi, padrone? Taci, miserabile servo! Cosa ne sai tu che eravamo diversi? Beh, ad esempio, non credo che Bedelia in questo momento sia inginocchiata davanti a una vecchia foto a piagnucolare perché mi hai lasciata Aldo perché. Se lei fosse ancora con me, non mi sarei tramutato in un mostro ripugnante. Andiamo, padrone, non vedo nulla di così deforme in voi. Ah, oh, taci, mio buon Giuda. L'unica cosa che potrei fare è gettarmi in mare con una pietra al collo. Quale collo? Eppure abbiamo passato dei momenti straordinari. Miami. Capitale della Florida. Momenti che Bedelia non può aver dimenticato. Io credo che Bedelia sia ancora innamorata di me. <ride> Possibile? Quando vi siete lasciati le ha, le ha chiesto se vi amava ancora? Sì. E cosa vi ha risposto? No. Mm, è una risposta ambigua. Lo sapevo, lo sapevo di avere ragione. Lo vedi, Giuda? Che anche secondo te, Giuda, c'è ancora speranza? Bedelia voleva che restassi e io non l'ho capito! <ride> è sicuramente così. Eh, e allora avanti, padrone. Chiamatela, chiamatela subito. Ma... Ah. Eh, oddio, questo chi è? Giuda? Sì. <ride> che simpatico! Chiamatela al telefono, no? For, forse è meglio domani, magari sta ancora dormendo. Alle 5 di. All, alle ah, 5 no. di pomeriggio? Avrebbe sbagliato dose di barbiturici? Non è che avete una paura treminda di chiamarla, eh? Puoi scherzare? Ma sudate come un mare mano al galoppo e sembra che parliate con una palla da tennis in bocca. Ah, Compito, servo. Stupido servo, lasciami solo. Devo concentrarmi. Abbassa il riscaldamento. Questa casa è un forno. Ce <ride> la gola da La palla da tennis. <ride> Pronto, Bedelia, sono Aldo. Sì, ora vado. Ciao, ciao. Allora, com'è andata? Bene, l'ho sentita un po' giù. Le manco, ma per ora vuole stare da sola per pensarci su. Grande, allora è proprio vero che c'è sempre una speranza. Sono contento per voi. Stasera non ci sono a cena. Esco a fare due passi. Fantastico, un primo passo verso la fine del tunnel di angoscia e di... Ah, per l'emozione ha lasciato la cornetta staccata. Fabri? Uh, io? Sì, è il telefono. Ah, perché è lei che parla? Eh sì, ma non è lei. <ride> ha chiamato il numero, quello che ti dice che ore sono. Ah, ok. Sono le 17 e 22. Sono le 17 e 22. Sono le 17:22. Sono. <ride> cioè, praticamente aveva finto di chiamarla, aveva chiamato il numero quello che ti dice l'ora. è eh, certo che è. È, il del è dico Codardo, dico. no? Che <ride> Le <ride> eh, 12 sono bellissime. Ce ne sono alcune di gag che più avanti, quando la, la ragazzina Dulcistella sarà più grande, lo andrà a trovare. E Giuda apre la porta e fa: Un attimo, vado a chiamare il padrone. Dovrebbe essere disteso nudo sull'acquario per vedere se abboccano. E <ride> arriva Aldo e gli fa: Grazie mille, Giuda, mentre si riveste. Era vero, <ride> grazie, Giuda. <ride> Poi c'è un'altra in cui dice che sniffa il via Cal. e lui dice: Non è vero, eh parecchio più avanti nella storia fa adesso esco che il Via Calo è finito vado <ride> a <Da> ricomprarlo <ride> cioè è bellissimo è no, bellissimo è simpatico bellissime. ok è molto questo, molto era... Simpatico. questo era venerdì 12 che secondo me è un piccolo capolavoro tra l'altro di recente è pure uscito un, un, una raccolta ne hanno fatte varie edizioni io ho la prima credo che uscì tipo 10 anni mm, no 10 sì Dieci anni fa, circa 2010-12. Eh, ma ne è uscita una credo a fine 2020, insomma, pochi mesi fa. Eh, se vi interessa reperirla, è meravigliosa, ve la consiglio tanto. Non per fare pubblicità, perché a me non è che me ne viene niente, è solo che adoro le Ortolani, adoro venerdì 12. Quindi se tante volte non lo conoscevate, conoscevatelo adesso. <ride> Eh, ce, ce l'ho, a me è arrivato eh, esatto, però lui l'ho convinto a prenderlo <ride> <ride> e, e quindi niente ragazzuoli io ringrazio tutti e tutte per essere stati con noi stasera questa live diversa dal solito eh, ringrazio gli ospiti, ovviamente Mortepiacca è già andato a letto come avete visto prima eh, quindi ringrazio i, i rimasti, Amico Diverte e Fantastomondico grazie ehm, grazie a te Grazie e grazie ovviamente a tutti voi che ci avete guardati stasera che avete riso con noi sì ecco chi è arrivato dopo comunque se la può recuperare tanto non è che abbiamo fatto roba strana anzi abbiamo letto Star Razz in inizio di live che è la parodia di Star Wars quindi se vi è piaciuta quella del Signore degli Anelli eh, quella vi piacerà altrettanto eh, niente io vi do appuntamento a domani con un nuovo video di Clark Ashton Smith eh, domenica James Bond siamo già oltre metà libro, eh, tra l'altro. Eh, poi lunedì con Lupin. E mercoledì prossimo con una sorpresa. Alla fine non è stato il video che avevo detto nell'altra live perché abbiamo avuto dei problemi di, eh, di, di tempo. Uscirà mercoledì prossimo quello che avevo eh, annunciato di Lovecraft, che è un remake, una lettura tutta nuova eh, di una storia eh, che è forse è la più vista sul canale, la più amata sul canale. Uh, quindi un video piuttosto lungo dura diverse ore con uh, un'illustrazione per capitolo sono 5 capitoli 5 illustrazioni a colori bellissime fatte da eros più copertina più la copertina quindi vi, vi invito a, ad attenderlo con ansia perché sono sicuro che vi piacerà e niente quindi buonanotte a tutti di nuovo buonanotte anche agli ospiti eh, e al prossimo video e alla prossima live Buonanotte, buonanotte ragazzi, buonanotte. grazie. <ride>